Buongiorno a tutti voi, grazie della vostra presenza, grazie di essere qui per questa assemblea, o per meglio dire seminario, perché il tono che gli abbiamo voluto dare è proprio quello del taglio seminariale, dove presentiamo i risultati di questo studio che viene fatto per la prima volta in Italia e anche a livello ben oltre quello nazionale, per studiare se esiste o no un nesso fra l'attività di stoccaggio di gas naturale effettuata a Minervio, quindi in condizioni sito-specifiche, e una serie di parametri, io adesso ve la dico velocemente, e la microsismicità locale, poi dopo chi parlerà dopo di me vi spiegherà che microsismicità locale è in realtà un'espressione quasi divulgativa per semplificare il tutto. In realtà quello che per la precisione presentiamo sono le ILG, gli indirizzi e linee guida ministeriali, e si tratta fra l'altro di un documento in corso di continuo aggiornamento anche alla base di quello che presentiamo qui oggi, diciamo indirizzi e linee guida per verificare non solo la possibile incidenza di attività compiute dall'uomo sulla microsismicità, ma anche sulle deformazioni del suolo, che qualcuno chiama più semplicemente la subsidenza, anche se non sono strettamente sinonimi, e la cosiddetta pressione di oro. Non vado oltre, dopo tanto i relatori entreranno più nel dettaglio. Visto che ho citato i relatori, ne faccio adesso una brevissima presentazione. Due di loro sono già stati su questo palco qualche mese fa, vado nell'ordine con cui dopo parleranno, quindi inizio qui alla mia sinistra da Paolo Severi, geologo in forza attualmente al servizio geologico della regione Emilia-Romagna, professore a contratto dell'Università di Bologna proprio in materia di rilievi geologici. Alla mia destra invece Paolo Auliera, direttore dell'INGV, l'acronimo sta per Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, direttore dell'INGV di Milano, anche lui geologo, autore di varie pubblicazioni in materia. Fra l'altro io lo ricordo sempre, ma quando qualche anno fa ho iniziato ad occuparmi di questa materia, consultai un documento di ISPRA che si dedicava proprio allo studio della relazione fra attività umane e eventuali fenomeni sismici. Nella bibliografia che c'è in fondo, forse aiutato anche dall'anagrafe, perché si partiva dalla lettera A, però la prima pubblicazione era proprio quella di Auliera ed altri sulla materia. Io diciamo sono esperto di ricerca bibliografica in altri ambiti, in quella giuridica, però un pochino cerco di arrangiarmi anche nel resto. In realtà mi sembra che sia il primo studio sulla materia in Italia, o comunque se non il primo è stato certamente uno dei primi. E invece è per la prima volta qui con noi, e lo ringrazio assolutamente per la presenza, il professor Ezio Mesini, anche perché i due Paoli qui alla mia destra e sinistra in un qualche modo sono qui anche per lavoro, per quello che abbiamo fatto insieme. Il professor Mesini è qui assolutamente a titolo di cortesia personale, per cui sono doppi i ringraziamenti nel suo caso. Lui è un ingegnere minerario, è stato ingegnere minerario in carico in forza ad Univò, è stato direttore del corso di ingegneria ambientale per una serie di anni, è stato preside della facoltà di ingegneria e attualmente, per limitarsi al più importante degli incarichi, perché sennò sarebbe un elenco sterminato, è presidente della Commissione Nazionale per la Sicurezza in Mare, cioè per le attività minerarie compiute offshore, nelle nostre acque. Ecco, quindi questi sono i relatori che abbiamo qui oggi, e già dalla presentazione credo che si potrà capire e intuire che anche in questo caso, anche in questa materia, e non è certo la prima volta che lo dico, la nostra amministrazione comunale vuole seguire la linea del massimo approfondimento tecnico scientifico, quello che, se perdonate il riferimento inglese, è quello che si chiama l'evidence based policies, cioè il basare le politiche pubbliche sempre sulla massima conoscenza e competenza scientifica. E ricordando anche che quando si parla di scienza, al di là di quello che qualcuno malinterpreta, non significa necessariamente parlare di certezza. Sono due concetti diversi. Abbiamo già nella scienza le leggi deterministiche e le leggi probabilistiche. Parliamo sempre di scienza, ma un conto è dire se domani ci sarà o no un'eclisse di luna, un conto è dire quale sarà la posizione di un elettrone in un orbitale. Legge deterministica una, legge probabilistica altra.
ma non solo, la stessa scienza continua a crescere e a evolversi giorno dopo giorno, se non minuto dopo minuto, sulla base di quelli che sono gli studi, le pubblicazioni, i papers, le monografie, il contributo appunto alla comunità scientifica. Fare della evidence-based policy significa richiamarsi, basare le proprie decisioni pubbliche sulla base della migliore scienza e tecnologia che risulti in quel momento disponibile. Ed è quello che abbiamo cercato di fare su questa decisione, quello che bisogna fare, secondo me, poi naturalmente ci sono anche altre opinioni, quello che bisogna fare su tutti i campi in cui il decisore pubblico è chiamato a prendere una qualche scelta. Il tema di cui parliamo oggi, adesso lo premetto in termini un pochino più gergali, chiamiamoli un pochino più divulgativi, ma naturalmente sarà più che precisato negli interventi successivi, che cos'è? Allora, faccio un piccolo sforzo di memoria, un piccolo resoconto storico che magari rende meglio di tante altre cose. All'inizio di questo mandato amministrativo, diciamo verso il 2014, giorno più, giorno meno, mi viene in un qualche modo l'idea di contattare il nostro assessore regionale, non più solo alla protezione civile ma anche all'ambiente, Paola Gazzolo, che ringrazio e ringrazierò sempre per la sua enorme e incommensurabile disponibilità. Bisognerebbe clonarli assessori del genere che ti rispondono anche la domenica e anche ad orari impropri e poi ti danno anche delle risposte nel giro di poco tempo. Dicevo, con Paola Gazzolo avanzo un'idea, una proposta, che è quella del dire, considerate che in quel momento stava finendo i lavori proprio la commissione Ichese, recentemente avanzata agli onori della cronaca. Dicevo, chiedo a Paola se non fosse possibile effettuare uno studio specifico su Minervio, nel senso che era assolutamente noto a chi si occupa, non solo professionalmente, ma anche per interesse personale, di questa materia, che ci fosse una relazione fra una serie di attività umane e l'attività sismica. Cosa intendo per attività umane? Partiamo da quella più nota e la prima ad essere studiata, l'iniezione di fluidi, quindi di liquidi incomprimibili nel sottosuolo, ma parliamo anche della costruzione di dighe o di grattacieli, dello scavo di miniere e probabilmente, anzi, possibilmente anche dell'attività di stoccaggio gas. Il punto però qual è? Tutte queste attività vanno valutate nelle condizioni sito-specifiche, cioè esattamente in quel luogo quella determinata attività può o no avere delle conseguenze. Quindi l'idea è, possiamo studiare se anche a Minervio l'attività di stoccaggio di gas naturale compiuta da Stogit possa avere conseguenze di questo tipo? Lo ricordo a margini di altri incontri, di occasioni di dialogo con Paola in altri momenti, finché mi ricordo ancora nel 2015 mi arriva una telefonata di Paola stessa che mi dice: guarda, sono qui al Ministero, adesso so che era il MISE all'epoca, credo non capì neanche uno dei vari ministeri, e mi dice: guarda, il Ministero vuole, a seguito dell'attività di Ichese, vuole fare degli studi ulteriori. Ha già cercato due o tre posti, due o tre comuni, ma i sindaci non hanno mai piacere, perché hanno paura che lo svolgimento di questi studi generi polemiche o agiti le comunità locali. Tu cosa ne pensi? Sei disponibile a fare questa cosa, Minervio? Io, per l'approccio che vi ho detto prima, di relazione fra decisione pubblica e scienza, non le faccio neanche finire la frase. Dico assolutamente sì. Minervio, se c'è da fare uno studio, se c'è da dare un contributo alle conoscenze scientifiche, quindi da aumentare le nostre capacità cognitive in materia scientifica, è certamente disponibile. Da lì si parte, ovviamente la voglio fare breve, non vi racconto tutte le varie fasi intermedie, arriva, ricordo solo questo perché è importante, arrivano diverse bozze di convenzione, Minervio dà il suo contributo chiedendo che intanto nel comitato scientifico che si occuperà di questa materia ci sia un rappresentante del nostro comune, che scegliamo in William Bacchi, l'assessore precedente, assessore alla cultura, non tanto per la sua delega ma per le sue competenze scientifiche, laureato in fisica e un dottorato di ricerca in fisica al CERN di Ginevra, tra l'altro specializzato proprio in trattamento di grandi moli di dati. Bene o male la stessa materia di cui, o meglio lo stesso approccio di cui parliamo adesso.
L'altra richiesta che noi facciamo, che viene accolta in quella bozza di convenzione, è che i risultati temporanei, chiamiamo così, i report trimestrali che vengono redatti da questa commissione scientifica siano fin da subito resi disponibili sul nostro sito internet comunale per garantire la massima trasparenza. Quindi non solo il report finale, che è quello che presentiamo per l'appunto oggi. Bene, questa cosa, la stipula di questa convenzione che viene fatta proprio qui a Minervio è pubblicizzata dal nostro punto di vista con il massimo della possibilità. Lo specifico senza adesso aprire altre questioni, perché qualcuno ci ha detto anche ultimamente che non avremmo dato abbastanza risalto alla cosa. Beh, vi faccio vedere, ad esempio, esce un articolo sul Carlino, naturalmente esce non a caso, esce perché chiamiamo il giornalista e gli spieghiamo le cose. Queste sono chiamo naturalmente alla stipula i sindaci dei comuni vicino, che qui vedete, quindi sono tutti informati della questione. Invito alcuni cittadini, scelti naturalmente come, invito i consiglieri comunali, i presidenti delle associazioni, chi poteva essere interessato all'argomento. Qui vedete una foto di gruppo, perché dopo poi andiamo anche a vedere l'impianto, parliamo di quello che accade lì. Questo ne diamo notizia anche sul nostro sito internet comunale. Questa è la copia della lettera con cui invitiamo, mi sembra fossero una trentina, uno più, uno meno dei nostri concittadini che potevano in qualche modo rappresentare la nostra comunità. Escono altri articoli sul giornale, quindi mi sembra una vicenda tenuta tutt'altro che sotto traccia, come qualcuno l'ha definita qualche giorno fa. Escono altre news sul nostro sito comunale, tutte ancora lì, assolutamente disponibili. Ed escono anche i primi risultati. Questa è la news del primo dei vari report trimestrali che sono ancora tutti assolutamente a disposizione sul nostro sito internet comunale. Altri articoli ancora, poi qui mi fermo, ma ce ne sono altri perché appunto non voglio farla lunga e tenerla lunga. Volevo appunto fare un'introduzione efficace, ma allo stesso tempo la più sintetica possibile. Ecco. Quindi questo è in sintesi il percorso che ci porta qui. Ora, per la precisione, così lo diciamo fino in dettagli, questo studio, che deve durare 24 mesi, si conclude fra qualche settimana. Quello che io ho chiesto come estrema cortesia a Paola Oliera, che adesso ci relazionerà, in generale a tutto il comitato scientifico che ha seguito questa materia, era, visto che io finisco di fare il sindaco fra pochi giorni, se potevamo avere una sorta di anticipazione, quindi se potevamo non aspettare quelle tre o quattro settimane che ancora mancherebbero. Però giustamente per correttezza dico, lo studio deve durare 24 mesi, quindi manca ancora un pezzettino. Però ci sembra che i tempi siano assolutamente maturi per poter fare e condividere alcune riflessioni assieme. E concludo la mia introduzione ricordando solamente due aspetti, perché c'è qualcuno che non capisce o si sforza di non capire. Numero uno, lo studio di cui stiamo parlando non ha un'efficacia predittiva. Poi dopo Paolo, tu se vuoi, anzi, anche se credo che lo spiegherai al meglio. Questo è uno studio su quello che è accaduto, la dico sempre in maniera molto molto semplice, più per farmi capire che per precisione scientifica. È uno studio per vedere cosa è successo nel nostro sottosuolo negli ultimi 24, o meglio 23 mesi. Stogit ha già un suo sistema di rilevazione sismico in funzione del 1979, che è un livello di cosiddetta detezionabilità, cioè rileva tutti gli eventi sismici che hanno una magnitudo superiore a circa 1,5, una magnitudo di 1,5. Cosa abbiamo fatto negli ultimi 24, per appunto precisione 23 mesi? Dopo aver approntato una rete di sismografi estremamente più accurata, più precisa, per cui ponendo anche uno di questi sismografi in un posto a circa 150 metri di profondità, siamo riusciti a 300, ero stato anche basso, o meglio alto in questo caso, dopo lo spieghi meglio. Dicevo, siamo riusciti a approntare questo sistema che ha un livello di detezionabilità all'incirca di 0,6 di magnitudo. Quindi la domanda che ci poniamo è: negli ultimi 24 mesi abbiamo avuto eventi sismici nel cosiddetto dominio interno
che fossero rilevati da una rete così accurata, posto che negli ultimi 40 anni comunque non ne abbiamo rilevati, ma non ne abbiamo parlato plurale come gruppo di lavoro, non sono stati rilevati dalla rete dei sismografi già approntata negli ultimi 40 anni di valore superiore ad 1,5. Ecco, però ci sono detti, forse 1,5 non basta, guardiamo ancora meglio, guardiamo ancora più nel dettaglio, quindi abbassiamo la detezionabilità a questo famoso 0,6. Quindi questa è la domanda principale a cui rispondiamo oggi. E infine l'altra questione, guardate, su questo abbiamo fatto con l'aiuto di Nicola Poluzzi, il nostro super videomaker, abbiamo fatto un video, se dopo volete vi do i riferimenti, che è disponibile su YouTube da qualche ora. Vi rimando se fosse interessante assolutamente a quello, però porre dubbi sulla terzietà, sulla onestà intellettuale, sull'autonomia scientifica di un ente di NG, come NGV, credo insomma, diciamo che è davvero molto molto discutibile che anche solo si avanzino dubbi di questo tipo, soprattutto quando committente di questa attività è il Comune di Minervio, quindi siamo tutti quanti noi. Questo è fondamentale. C'è stato un passaggio di quelli che ho detto molto, anzi che non ho proprio detto per esigenze di sintesi, di quell'interlocuzione fra Comune di Minervio, Regione Emilia Romagna, Ministero, eccetera, in cui tutti quanti, e gli NGV naturalmente, tutti quanti abbiamo concordato che il costo di questo studio, che è un costo anche significativo, che abbiamo messo a carico di Stogit in qualità di soggetto che gestisce l'attività di stoccaggio che è Minervio, dicevo, questo costo, di cui vi diciamo anche i numeri, sono circa 440.000 euro, non dovesse Stogit pagare direttamente gli NGV. Questo sì sarebbe risultato brutto, poco elegante, pur nella totale autonomia scientifica di NSU, però non è bello che questo studio sia pagato direttamente dal soggetto che esercita l'attività sul territorio. A quel punto il Comune di Minervio, dato la sua disponibilità, per motivi di bilancio non potevano fare gli altri enti, motivi di natura tecnica, giuridica, ha dato la sua disponibilità a ricevere il contributo da parte di NGV e da parte di Stogit, ed è fra l'altro con un'atta approvata in Consiglio Comunale, massima pubblicità anche di questo, e questo sulla base di questo contributo è il Comune di Minervio, d'intesa con Regione e Ministero, che ha fatto da committente nei confronti di INGV stessa. Quindi questo passaggio molto fondamentale, per cui non solo INGV è ente scientificamente autonomo, riconosciuto a livello internazionale, e terzo, ma si è anche garantita la forma, quindi l'eleganza della fase, del procedimento. Bene, io sono stato breve? Sono stato efficace? Bene. Quindi, breve ma non brevissimo, va bene. Insomma, e poi che mi sono un po' tagliato. Va bene, io concludo qui la mia introduzione, speravo breve ma appunto non brevissima. Proseguiamo a questo punto con l'ordine degli interventi e do subito la parola al primo dei due Paoli, quello alla mia sinistra, Paolo Severi, Regione Emilia Romagna. Grazie sindaco. Allora, ho anche una presentazione breve, il cui obiettivo principale è quello poi di introdurre il percorso dal punto di vista tecnico questa volta che ha portato alla nostra sessione attuale, alla nostra giornata attuale, che è quella appunto della presentazione dello studio effettuato da INGV sul sito del Minervio, come dice la nostra locandina. Allora, la prendo dal rapporto Ichese, il rapporto Ichese che è il capostipite di questo lavoro. Il rapporto Ichese nasce da una richiesta del Presidente Errani al Dipartimento della Protezione Civile, che istituisce nel dicembre 2012 una commissione di esperti, che è proprio la commissione Ichese, per rispondere a queste due domande. Chiedo scusa, io qua preferisco... Eccolo qua, scusate. Allora, le domande quali erano? Due domande che vedete colorate. È possibile che la crisi emiliana sia stata innescata dalle ricerche del sito Rivara? È possibile che la crisi emiliana sia stata innescata da attività di sfruttamento o utilizzo di reservoir sono i giacimenti, in tempi recenti e nelle immediate vicinanze della sequenza sismica del 12? Qual è? Le due, perché non voglio... Perfetto.
La Commissione consegna il rapporto nel febbraio del 2014 e questo qua è la prima pagina del rapporto, è scritto in inglese, poi c'è un'ampia conclusione anche tradotta in italiano, si trova sul sito della Regione, si trova in diversi siti su internet, il rapporto integrale, e i membri della Commissione sono quelli che vedete qua, Peter Stiles, che abbiamo imparato a conoscere di recente. Ci sono tre italiani che sono il professor Gasperini, il professor Scandone e Franco Terrizzese, poi ci sono due esperti professori europei. E l'unico italiano, Franco Terrizzese, ingegnere minerario ed ex direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, purtroppo ancora vivente, è lui, perché gli altri due, il professor Gasperini e il professor Scandone, sono deceduti nel frattempo. Dunque, questa qua è l'area di studio, questa che vedete in verde, circolettata in verde, questo quadratore, questa losanga verde, è l'area di studio che, per rispondere a quelle due domande che vi ho fatto vedere prima, questa commissione di esperti valuta. E visto che il tema è quello di capire le relazioni tra l'attività industriale e mineraria e il terremoto del 12, il cui epicentro lo vedete rappresentato qua, ma ce lo ricordiamo tutti bene, fino all'Emilia, al nord di fino all'Emilia, è quello appunto di valutare tutte quelle che sono le attività industriali relative agli idrocarburi presenti in questa zona molto ampia, che allarga molto la zona rispetto a quella del sisma. Quindi, come vedete, ci sono tanti quadratini, tanti poligoni di diversi colori. Quelli rossi sono attività di prelievo di idrocarburi, quello di Minerbio, l'attività di stoccaggio, lo sappiamo bene, e poi c'è anche un'attività invece di geotermia profonda, cioè di prendere acqua calda dal sottosuolo a un chilometro di profondità a Casaglia, in comune di Ferrara. Questo qua che vedete invece è il cosiddetto stoccaggio di Rivara, non entro nel merito, a Rivara non si è mai fatto niente tranne che degli studi bibliografici. Quindi vengono valutate tutte queste attività che vi dicevo. Il rapporto Ichese si conclude nel febbraio del 2014 con diverse raccomandazioni. La raccomandazione che ci interessa oggi per il proseguo di questo lavoro che stiamo facendo, di questo seminario, come giustamente l'ha chiamato il sindaco, la raccomandazione che ci interessa è questa che vedete qua. Quindi questo è il tratto, è un virgolettato del rapporto Ichese. Le attività di sfruttamento di idrocarburi e dell'energia geotermica devono essere accompagnate da reti di monitoraggio ad alta tecnologia finalizzate a seguire l'evoluzione nel tempo di tre aspetti fondamentali: l'attività microsismica, le deformazioni del suolo e la pressione di poro. Ce le ha ricordate un attimo fa il sindaco. Quindi la commissione Ichese dice, tra le altre cose, tra le altre conclusioni che riporta, c'è questa qua: fate, approfondite i monitoraggi di questi tre argomenti, perché è bene farlo. Dallo studio che la commissione Ichese fa nasce questa proposta. E a fronte di questa raccomandazione, nel febbraio del 2014 è stato istituito dal MISE un gruppo di lavoro per indicare le attività di monitoraggio necessarie. Nel novembre del 2014 il gruppo di esperti consegna al MISE gli indirizzi e linee guida per i monitoraggi microsismici, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro. Quindi il rapporto Ichese dà tante raccomandazioni, studia tutte le aree, studia tutti le attività che ci sono, porta delle conclusioni, non è questa la sede per raccontarle tutte naturalmente. Tra queste raccomandazioni c'è quella di fare queste linee guida, e queste sono le linee guida che vengono fuori da questo gruppo di esperti, di cui fa parte il Ministero stesso, l'INGV, la Protezione Civile e una serie di accademici italiani, la Sapienza, Napoli, CNR, UGS. L'obiettivo è quello che ho scritto. In queste linee guida vengono proposti i migliori sistemi di monitoraggio oggi disponibili. La scienza non si ferma mai, lo sappiamo bene. Ad oggi questi sistemi di monitoraggio per quelle tre variabili che stiamo considerando, la microsismicità, la deformazione del suolo e la pressione del poro, sono i migliori che la tecnologia oggi ci propone. Caratteristiche del monitoraggio sismico. Vengono individuate due aree per il monitoraggio, una più vicina al giacimento, chiamata dominio interno, la vedete con il quadrato rosso, e una più ampia, che viene denominata dominio esteso. Come vedete,
le dimensioni, il territorio lo conosciamo bene tutti, ho detto già diverse volte che io abito a Granarolo, quindi oltre che tecnico sono qui anche come interessato a tutto quello che stiamo dicendo, come cittadino. E questo in giallo è il limite del giacimento, il dominio interno abbraccia i comuni che vedete, il dominio esteso arriva su una zona molto più ampia. E lo scopo del monitoraggio è questo che vedete, nel dominio interno rilevare e localizzare i terremoti di magnitudo compresa tra 0 e 1, quindi valori bassissimi, ce lo dirà Paola Liera tra un attimo, e nel dominio esteso, quello più ampio, migliorare la precisione della misura della magnitudo rilevata dalle reti nazionali. Esistono le reti nazionali, le gestisce l'INGV, lavorano H24 da decenni, allora l'obiettivo è quello di migliorare le performance delle reti esistenti. Invece sul monitoraggio della deformazione del suolo, l'ha accennato il sindaco un attimo fa, cosa si deve fare? Quali sono le proposte? Le proposte sono le cosiddette misure satellitari INSAR, questo acronimo, un acronimo particolare, non mi dilungo, però tutti noi sappiamo che abbiamo tanti satelliti che ci girano sulla testa, che fanno tante cose, le telecomunicazioni, eccetera. Tra le tante cose che fanno c'è questa qua, questa è la città di Minervio, e tutti questi puntini colorati che vedete, gialli, arancioni, eccetera, sono il risultato del monitoraggio che i satelliti ogni volta che passano sulla nostra testa, mediamente ogni 10-20 giorni, fanno fotografando tutto quello che è riflettente al radar. L'INSAR, la R sta per radar, quindi i satelliti mandano degli impulsi radar che vengono riflettuti, i tetti delle nostre case e quant'altro, e da questo monitoraggio noi siamo in grado, attraverso una tecnologia oramai consolidata, di vedere quanto si muove il terreno, perché ogni volta che i satelliti passano, fotografano lo stesso punto, tracciano la distanza, e se la volta dopo questa distanza è aumentata o è diminuita, lo rilevano. Quindi noi siamo in grado, con questo sistema, di conoscere gli spostamenti verticali del suolo con un ordine millimetrico, un ordine di qualche millimetro all'anno. Io rimango sempre stupito quando penso a una velocità capace, con questo sistema, di essere rilevata, che è un movimento del suolo di qualche millimetro all'anno. Una rete di GPS in continuo, e l'obiettivo è proprio quello che vi ho già detto, avere un'accuratezza delle misure nella deformazione del suolo di un paio di millimetri all'anno, come velocità di deformazione del suolo, una cosa veramente impressionante. Pubblicate le linee guida, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione concordano di sperimentarle in 3 siti in Emilia Romagna. Uno di questi, ed il primo di questi, come giustamente ha ricordato il sindaco, è proprio il giacimento di Minervio, come la storia che si è appena fatto poco fa il sindaco. Quindi si fa una delibera regionale, che è quella che vedete, in cui si firma un protocollo operativo che si chiama attività di sperimentazione degli indirizzi e linee guida per il monitoraggio nella concessione Minervio-Stoccaggio, a quale partecipa il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna, Stoci, il Comune di Minervio e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Qui termina la mia presentazione e lascio la parola sicuramente a Paolo. Allora, buongiorno a tutti. Ok, possiamo andare. Diciamo che ha già Paolo fatto vedere appunto cosa sono queste linee di guida per i monitoraggi, appunto le sperimentazioni, che questa parola sperimentazione poi crea sempre una certa agitazione. Cioè, sperimentazione si intende, stiamo facendo degli studi su, non è che stiamo facendo degli esperimenti per vedere cosa succede, eccetera, eccetera, stiamo facendo degli studi su. Questi studi, Minervio la prima, eccetera, eccetera. Allora, è tutto, questi indirizzi, linee di guida, eccetera, eccetera, è tutto pubblicato su internet. Cioè non c'è nulla di nascosto, nulla di segreto, è complicato, sono aspetti molto tecnici, si vede pochissimo, scusate, io pensavo, io mi ricordavo gennaio che c'era lo scarpone enorme, ho detto fare le slide con dei caratteri più piccoli, ho sbagliato completamente, scusate, ma comunque la cosa importante lo fate in grosso. E comunque, diciamo, quello che bisogna andare a vedere qual è il miglior sistema per la sismicità, il miglior sistema per l'analisi del movimento del suolo e le deformazioni del suolo. Si è un po' sfocato, oltre ad essere piccolo sfocato, non anche zoomando, la vedo dura. Vabbè, comunque, diciamo, l'importante è la regia.
Poi io immagino appunto questa presentazione, il sindaco potrà naturalmente renderla disponibile sul sito del comune. Possiamo passare alla prossima direttiva, grazie, ti faccio lavorare come ci volevo io. Allora, monitoraggio sismico, che tra l'altro è una cosa che io sono specializzato proprio su questo argomento, perché tra l'altro a me piace parlare delle cose che conosco, su altre cose che non conosco io di solito sto ad ascoltare. Qual è lo scopo del monitoraggio sismico? L'ha già accennato Paolo prima, cioè dobbiamo rilevare e localizzare gli elementi che avvengono grazie alla strumentazione che andiamo a posizionare, e dobbiamo migliorare, come aveva detto Paolo, quello che fa già la rete nazionale aggiungendo delle stazioni, e altra cosa, misurare le accelerazioni del suolo. Quindi diciamo non solo, diciamo, dare anche una misura, i sismometri misurano la velocità con cui si muove il terreno, gli accelerometri e l'accelerazione. In realtà si può passare da uno all'altro utilizzando gli stessi strumenti. Comunque cerchiamo di farla semplice, diciamo, utilizzare diversi strumenti che sono meglio adatti a misurare la velocità o lo spostamento, la velocità o l'accelerazione. E per quanto riguarda lo spostamento abbiamo i GPS e il SAR che vedremo dopo. Fare un catalogo. Allora, molto, questa c'ha tante cose, molto sinteticamente, abbiamo fatto tantissime cose che sono le cose che dice di fare, dicono di fare gli indirizzi e linee guida per fare nel miglior modo possibile il monitoraggio sismologico. Quindi siamo partiti andando a confrontare i cataloghi che sono stati forniti da Stogit e i cataloghi fatti da Ingiù. Abbiamo effettuato questo confronto, abbiamo visto che erano coerenti. E la rete sismica nazionale in generale registra su tutto il territorio nazionale eventi con magnitudo superiore a 2. In alcune aree dove è più densa andiamo anche su magnitudo sotto 1, specie nelle Marche, nelle aree dove ci sono più stazioni e dove il disturbo, il noise dovuto all'attività industriale, eccetera, è meno elevato, perché come potete capire, più è elevato il noise, più è difficile che siamo in grado di rilevare dei piccoli movimenti, ma ci torneremo. La prima fase all'inizio di questo progetto è stato quello di suggerire a Stogit quante fossero le stazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi delle linee guida, perché uno potrebbe anche dire ok, mettiamo 100 stazioni, ma non ha molto senso, cioè ovviamente qual è il numero di stazioni ottimali per ottenere i risultati che sono quelle che sono indicate negli indirizzi di guida, che sono delle prescrizioni molto tecniche. È un lavoro abbastanza complicato, perché la progettazione della rete sismica in realtà dall'esterno vuol dire vabbè, metto un po' di stazione una qua, una qua, una qua, cioè ci sono alcune regole base, alla fine vedremo che poi è anche logico dove si vanno a mettere le stazioni, però devono essere supportati da degli studi teorici. Altra cosa importante, molte delle reti sismiche che sono messe a controllare altre tipologie di fenomenologie industriali, in realtà hanno i dati che si dice vengono, funzionano a trigger, cioè c'è un qualche segnale un po' più forte che registro e invio. Altra ancora registra nel locale e poi si va a scaricare i dati. La rete Stogit è H24, cioè trasmette i segnali in continuo utilizzando uno standard che è lo standard internazionale attualmente in voga nella comunità sismologica, cioè è il livello massimo che si può avere attualmente. Si chiama utilizzando SESCOM-P, eccetera, eccetera, però non entriamo adesso nel dettaglio per quanto riguarda la trasmissione di dati. E poi altra cosa, dal 2003 in giù ha una stazione in un sito che è attualmente, che è nello stesso posto dove c'è anche una stazione della rete Stogit, o Stamba adesso, perché sui nomi in realtà all'epoca, se non sbaglio, si chiamava Stam, no, era Stam Progetti, forse nel 2000, non mi ricordo cosa fosse, nel 2003 si era Agip, però diciamo, era stato un'installazione, ci sono una stazione nostra e una stazione di Stogit nello stesso sito. Non per mancanza di fiducia, diciamo semplicemente perché all'epoca, nel 2003, c'è stata una forte espansione della rete sismica nazionale dell'Ingiù all'inizio dal 2000 in poi.
c'erano prima del 2000 circa 70 stazioni sismiche nel territorio nazionale di Linzhou, adesso siamo intorno a 500. E diciamo, nei primi anni 2000 io sono stato una delle persone che è andato in giro per il nord Italia a vedere dove era meglio installare le stazioni sismiche, fare le misure di nord, per vedere qual era il posto migliore per installare, eccetera, eccetera. E avevo visitato alcuni siti diciamo, che erano proposti nell'area dell'Emilia, che erano dei siti dove le compagnie minerarie avevano già della sovrintazione. Adesso, sicuramente non mi ricordo chi era nel 2003, qual era il nome dell'azienda che gestiva il sito, la gestione sismica. Comunque appunto abbiamo scelto di installare una stazione lì. Questa stazione è stata molto utile, avere due stazioni, diciamo, differenti anche come tipologia, per fare tutta una serie di confronti. Allora, per definire cosa siamo in grado di registrare, c'è tutta una fase di modellazione. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di studi per dire come si propagano le onde in questa zona, qual è l'ampiezza che possono raggiungere a seconda della magnitudo di un evento di una certa area, eccetera. Lo vedremo meglio dopo. Poi abbiamo fatto appunto dei test sugli accelerometri, su vari tipi di sensori e su quanto è opportuno noi cambiare il segnale a 100 campioni al secondo in generale. Abbiamo fatto delle prove a dire se lo cambiamo a 200 cosa succede, se lo cambiamo a 50 cosa succede, se lo cambiamo a 125, abbiamo fatto una serie di studi variando il passo di campionamento. Possiamo andare alla prossima, grazie. Allora, si vede pochissimo, questa l'ho già fatto vedere a gennaio scorso, però un po' per capire qual è il grosso problema della detezione degli eventi sismici in aree urbanizzate, che il livello di noise è estremamente elevato. Per cercare di capirvi, di farmi capire meglio, è come se noi la differenza tra ascoltare un brano di musica quando si va ai tempi quando si andava appunto ad acquistare un impianto stereo, ormai non esistono più queste cose, sono per pochi appassionati, cioè si entrava in una sala prove insonorizzata, meravigliosa, bellissima, dove uno ascoltava le performance dei compositori, eccetera, eccetera, e sentiva tutto benissimo. Voi fate conto che misurare un terremoto in quest'area è come se noi, invece di essere una bella sala di registrazione, tranquilla, eccetera, eccetera, fossimo in pieno sul Freccia Rossa, sul treno, oppure ancora peggio, sul locale con l'aria condizionata rotta e i finestrini tirati giù perché sennò si muore dal caldo, e volessimo sentire quello che dicono due persone che sono dalla parte opposta del vagone. Cioè è molto complicato. C'è un livello di rumore tale che è difficile percepire i piccoli spostamenti. Solo per farvi capire il concetto. Possiamo passare alla prossima? Questo si vede, qua è molto banalmente, ora quando si fa l'analisi del noise, per valutare il noise, eccetera, non è che si guarda le tracce, le 24 ore del segnale, si va a guardare a occhio, eccetera, si fanno delle misure più complicate, rapporti spettrali, ampiezza di Fourier, eccetera, eccetera. Però, per comprenderci, già qua visivamente si vede che... Allora, dopo sarà qua. Non arrivo la sera su un altro, comunque diciamo, lì diciamo, dalle 7 di mattina alle 6 del pomeriggio, quando la gente lavora, c'è molto disturbo. Dopodiché, se qualche mezzo passa, questo qua non è un terremoto, è qualcuno che passa, qualche mezzo che è passato accanto dove c'è la stazione, anche questo qua non è un terremoto. Cioè, tanto quando si vede un qualcosa di più forte su una registrazione sismica, non è detto sia un terremoto, molto spesso è un disturbo. Cosa? Allora, andiamo sulla diciamo, la strumentazione che è in campo. Allora, all'inizio erano presenti quattro stazioni, non faccio la storia lunga a partire dal 79, eccetera, comunque diciamo, prima che partisse l'esperimento c'erano quattro stazioni e quattro in superficie. All'inizio da aprile 2016 la stazione M04, questa 4 col centro giacimento, invece che superficie è stata messa in un pozzetto a 100 metri di profondità. Mettere una stazione in profondità ci fa sentire meglio, ci fa vedere meglio perché si diciamo, ha meno ampiezza il noise che c'è in superficie che non si trasmette in profondità. Quindi riusciamo a essere più sensibili. Ovviamente costa molto di più perché fare un foro
lo strumento che va in profondità costa di più, il cavo costa di più, ci sono dei costi maggiori, però si migliora. La rete è stata, poi tutti gli studi che hanno fatto eccetera, hanno detto, ci hanno suggerito di mettere una stazione qua, una qua, una qua, e la 05, un'altra qua, di cui le tre stazioni in arancione sono in un pozzo non più non a 100 metri ma a 150. Quindi su otto stazioni ce ne sono quattro messe in profondità che migliorano le performance. Possiamo passare alla prossima? Che non è l'ultima. Vedi che ho fatto di strada. Comunque appunto, tutte le stazioni in realtà sono di, diciamo, sono di proprietà del concessionario e arrivano a noi in tempo reale. Quindi il concessionario riceve le stazioni, noi le riceviamo e facciamo l'analisi in maniera assolutamente indipendente. Cioè io non so cosa fa il concessionario non sa cosa faccio io, tranne quando facciamo i report trimestrali. Qua è come abbiamo fatto a progettare la rete e quali sono le performance previste. Nelle condizioni più sfavorevoli, cioè quando siamo di giorno o quando siamo nelle ore diciamo centrali della giornata soprattutto, c'è un giorno feriale lavorativo, la simulazione cosa fa? Dice, facciamo conto che ci sia un terremoto qua di magnitudo 2, il modello calcola con un modello quanto sarà l'ampiezza di questo terremoto di magnitudo 2 in una delle stazioni, confronta quella che è l'ampiezza che è prevista in ognuna delle stazioni con il disturbo che è presente in quella stazione a una certa ora. Un po' complicato da spiegare. Comunque, perché un terremoto sia di una certa magnitudo sia registrabile, devono essere almeno in grado, abbiamo fatto diverse simulazioni qua, o tre o quattro stazioni, di avere un'ampiezza del segnale dovuto a quel terremoto, a quella distanza, con quella magnitudo, superiore tre volte rispetto al valore del disturbo. Molto, diciamo, molto semplicemente cosa si fa? Si parte, io dico qua metto un terremoto magnitudo 3, ok, lo beccano 8 stazioni, 2,9 lo beccano 7 stazioni, 2,8 lo beccano 6 stazioni, fino a quando trovo la magnitudo minima che viene vista da almeno 3 stazioni. E si generano quindi alla fine queste mappe che mi dicono che, ad esempio, tutta quest'area in verde, qua sotto dovrei essere in grado di registrare con almeno 3 stazioni un terremoto di magnitudo 1. Andiamo alla prossima. Di notte il noise è più basso, quindi il numero di stazioni che registra lo stesso evento, cioè un evento di magnitudo equivalente, sarà maggiore, perché l'ampiezza del rumore è più bassa. Il segnale è sempre lo stesso, l'ampiezza del rumore è più bassa. Quindi quest'area qua diventa un magnitudo 0,2 in questa simulazione. Andiamo alla prossima, vediamo poi, vedremo che le simulazioni si confrontano con i dati reali, perché teoricamente funziona, vediamo nella realtà poi. Allora, questi sono la semplicità di 15 mesi, dal 2018 al 2019, non abbiamo registrato attualmente nessun terremoto nel dominio interno, c'è un evento del dominio esteso, questo pallino, che poi andremo a guardare, e poi andremo a guardare un terremoto un po' più forte qua. Diciamo che al momento non abbiamo trovato terremoti direttamente correlabili all'attività di stoccaggio. Quello che abbiamo visto molti transienti, transiente vuol dire molti disturbi, molti, diciamo qualcosa che gli strumenti registrano, si vedono, ma non sono terremoti, sono disturbi acustici, propagazioni di rumori, cioè perché le velocità con cui si propagano non sono le velocità delle onde sismiche e soprattutto la faccia dell'evento, l'analisi spettrale per dirla in maniera, ci dice che non sono frequenze dovute a terremoti. Se andiamo, allora questa è un po' complicata ma cerco di renderla semplice. Allora, stiamo analizzando un terremoto di magnitudo 2,4 a 36 km di distanza, uno di quello forte e basso, quello un po' più forte e basso. Qua diciamo questo è, diciamo, questo è uno spettro, vuol dire che ci fa vedere l'ampiezza del segnale sulle varie frequenze. Le frequenze, immaginate appunto, quando io ho un'onda lenta
ho una bassa frequenza. Quando ho un'onda rapida, ho un'alta frequenza. Le frequenze sono anche quelle dei segnali radio, ad esempio. Sono completamente diverse, con dei numeri molto più grossi. Sono, la frequenza, diciamo, è quanti cicli un'onda fa in un determinato periodo di tempo. Quindi, la linea in rosso, questa qua in rosso, è la registrazione dello spettro, cioè di come cambia l'ampiezza del segnale in funzione della frequenza, per il terremoto di magnitudo 2,4 a 36 km di distanza a una stazione, alla stazione Mi 05. Mi 05 è una stazione in Buzzo, mentre quello in nero, tutto quello seghettato, è lo spettro registrato del terremoto. Cioè, i segnali seghettati sono proprio l'analisi, lo spettro, questa analisi in frequenza del terremoto che si è verificato. Le linee dritte, rossa e nera, sono il modello. Quindi il nostro modello si concorda con quelli che sono i segnali registrati. Cioè, noi avevamo previsto che lo spettro di un evento di magnitudo 2,6 registrato alla stazione Mi 05 era fatto così, con questa pendenza, e il segnale registrato è simile. La stessa cosa per quanto riguarda il segnale in nero, che è relativo alla stazione Mi 01 con la stazione in superficie. Notiamo una cosa, il discorso che facevo prima, stazione in superficie e stazione in pozzo. La stazione in pozzo ha un valore di ampiezza più basso, però in realtà queste sono le tante complicazioni della sismologia. Ma come? Avevi detto che registrava meglio quella in pozzo, quindi me l'aspetto più forte il segnale, no? Il segnale è più basso, ma è il rumore che è più basso anche lui. Quindi in profondità la diminuzione della riduzione del rumore per una stazione posta in profondità ci porta a dei vantaggi molto superiori, anche se l'ampiezza del segnale è un po' meno ampia. È un po' complicato, ma è così. Passiamo adesso a quella successiva, che ci fa vedere. Questa invece è la forma d'onda normale. Qua è il tempo, e questa qua è la registrazione di un sismogramma. La figura che abbiamo visto prima analizzava 8 secondi di segnale, 2 secondi prima l'arrivo delle fasi S. Le fasi S, vedete che c'è questo cambio di frequenza, qua, qua, e là sopra, qua e qua. Queste sono l'arrivo delle fasi S. Queste sono le componenti orizzontali, dove si vede meglio la fase S. Passiamo alla prossima. Quindi questo è il segnale analizzato. Questo è quell'eventino di magnitudo 0,6, quello che era un pochettino a nord della Mi 05. Stessa cosa, in realtà qua abbiamo la Mi 05 in pozzo e l'altra 107H in superficie, un'altra stazione che è lì vicino, sono proprio accanto. Anche qua modello, che è la riga dritta, e registrazione reale sono coerenti. Quindi diciamo, abbiamo per fare il modello, se non devo dire l'altra volta, forse era passata rapidamente una formulaccia verificata. Comunque, diciamo, per fare queste simulazioni c'è una formula matematica con parecchi parametri. Noi quelli che ci siamo calcolati per quest'area appositamente sono la temazione ad alta frequenza, lo stress loss, sono dei parametri che servono per modellare la propagazione di un'onda all'interno della Terra. Sono un po' complicate, ma diciamo, spero di darvi almeno il concetto da intuire. La prossima. Questo è un terremoto molto piccolo, per cui l'analisi è stata effettuata su tutto il segnale. Queste sono le fasi S, lì, questa è la fase P, P, S, S, circa 2 secondi di S-B. Guardate, sono proprio, cioè, si vede che sono... Il fattore sono metri al secondo in 10 o meno 6, cioè sono valori veramente bassissimi. Proprio sono delle piccolissime variazioni, siamo in grado appunto di registrare anche queste piccolissime variazioni con questi strumenti velocimetrici. Allora, torna al fatto che questo 0,6 sia stato... Come mai siamo riusciti a prendere questo 0,6? Teoricamente dicevamo, ok, siamo in grado di misurarlo, di prenderlo, di un terremoto di 0,6. Ci torna perché qua confrontiamo. Allora, quello rosso, è simile, non è la stessa cosa di cui prima vedevamo qualcosa che era lo spettro in ampiezza di Fourier,
che è una misura dell'energia. Qua stiamo guardando la power spectral density, che è comunque c'è un altro modo per esprimere l'energia, solo per essere precisi, perché prima, se notate, c'era un altro unità di misura, adesso stiamo lavorando con 10 per brutto. Non entriamo adesso nel dettaglio tecnico, per farvi capire che poi gli indirizzi di linea guida chiedono delle cose molto tecniche, non chiedono delle cose così, diciamo, semplici da dire. Cioè, si esprimono questi concetti, poi con delle cose molto tecniche, ma vediamo lo stesso di capire cosa significa questo grafico. In ordinata, cioè qua, abbiamo, diciamo, per capirci, l'energia. Qua abbiamo le frequenze, sempre. La parte in grigio è la variabilità dei livelli di disturbo, cioè la parte più bassa è il disturbo di notte, la parte più alta è il disturbo di giorno. Noi, la riga nera in mezzo è il noise medio. Il terremoto che abbiamo visto prima, se non mi ricordo male, alle 22 qualcosa GMT, quindi diciamo adesso questo era gennaio, quindi è 2 ore di più, intorno diciamo a mezzanotte. La traccia in rosso è lo spettro del terremoto, che vedete che sta sopra la riga nera. Quindi vuol dire che aveva più energia rispetto al noise, per cui è stato rilevato come, diciamo, come era prevedibile. Nel senso che se fosse stato più lontano, di energia più bassa, la curva in rosso andava più bassa e quindi veniva nascosto questo evento dal rumore. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Un po' difficile, me ne do conto, scusatemi, però cioè, se banalizzo troppo non va bene. Così diciamo, cerco di farvi capire un po' meglio, anche se forse sto usando delle cose un po' complicate, ma naturalmente siccome vengo da Milano, sono qua, per qualsiasi curiosità sono a vostra disposizione quando finiamo. Se volete con dei dettagli maggiori sono naturalmente a vostra disposizione. Possiamo passare alla prossima? Mi sono dilungato, scusate. Usciamo fuori dal mio argomento che mi piace di più, passiamo purtroppo alle informazioni sul GPS, comunque cercherò di spiegarvi bene anche qua cosa si è fatto. Che strumento ha Stogit? Stogit ha un Leica CR10, eccetera, eccetera. Quello che, la prima fase che hanno analizzato i colleghi di Bologna è: questo strumento va bene? Hanno preso i dati grezzi che ci sono stati spediti da Stogit, in maniera assolutamente indipendente, hanno fatto un'analisi di questi valori che si chiamerebbe più un MP2, va bene, che sono dei parametri che dicono se una stazione è di buon livello, e soprattutto se è posizionata correttamente, perché per quanto riguarda l'analisi dei dati GPS, ovviamente il GPS deve essere libero, non deve avere ostacoli davanti, perché se ha degli ostacoli davanti non riesce a ricevere bene il segnale che viene dal satellite anche lui. Tanto per spiegarci meglio. Ok, questi valori qua devono stare sotto 0,5, sono sotto 0,5. Quando ci stanno fatto dei lavori in centrale dove era posizionato il sensore, ha funzionato peggio per qualche giorno e tutto quanto si vede. E tutti quanti, diciamo, quindi la stazione risulta di ottima qualità dal punto di vista della ripetibilità e della continuità del dato. Possiamo andare alla prossima? Cosa fanno le stazioni GPS? Appunto, misurano le variazioni della direzione est-ovest, nord-sud e up-down, quello che diceva prima il sindaco, appunto. Guarda anche come si sposta. E questi, diciamo, i dati qua è una serie temporale dal 2009 in poi, perché Stogge ci ha fornito i dati e noi abbiamo analizzato i dati a partire dal 2009 a oggi. Stogge utilizza un certo tipo di metodologia e certe stazioni. InGVU utilizza una metodologia abbastanza simile, però diciamo le stazioni che utilizza appartengono, si chiamano costellazioni, cioè utilizza dati presi anche da delle stazioni diverse forse rispetto a quelle che usa Stogge. Cioè, diciamo, in realtà sono due analisi, sono due analisi completamente indipendenti, che sono state condotte tra l'altro questi GPS qua a Bologna. Possiamo passare alla successiva? Un risultato di confronto. Questo è un report interno del 2016 che appunto, ho detto, spero di non rischiare la vita trasmettendo dei documenti riservati, eccetera, invece non c'è stato nessun problema e ho avuto il permesso di presentare un report interno Stogit, che proprio è disponibile senza problemi. Cosa dice questo report interno? Che la velocità con cui c'è la media annua verso est è 22 mm annua.
18 mm ando verso nord, meno 0,26, cioè verso basso, mm ando sulla verticale. I risultati in giù, 21,8 verso est-ovest, 18,9 nord, quella lì è la up, meno 0,86 verso meno 0,9 verso il basso, con dei più o meno, più o meno 0,3, più o meno 0,2, più o meno 0,97, cioè sono risultati assolutamente in linea. Ricordate come diceva prima la precisione dell'ordine millimetro, eccetera, eccetera, cioè sono risultati fatti in maniera indipendente, completamente in linea. Passiamo alla prossima. Pur essendoci risultati assolutamente in linea, tutto a posto, seguendo quello che dicono le prescrizioni degli indirizzi di guida, abbiamo suggerito, finito il primo report a Stogit, ma perché non aggiungiamo un'altra stazione? Stogit è stata disponibile e dice, perfetto, ragioniamo insieme, dove è meglio metterla? Dove ci suggerite voi di mettere in giù? Allora, abbiamo valutato che quei puntini rossi in città sono risultati dell'analisi INSAS per l'Italia che vedremo dopo. Cioè, noi abbiamo suggerito che lo mettiamo, cioè, tra l'altro cercando anche dal punto di vista logistico, va meglio metterla dove sorge dei terreni di proprietà, perché andare a disturbare un cittadino mentre un'antenna in casa può essere spiacevole. Quindi vediamo se tra i siti proposti da Stogit ce ne possono essere quelli che vanno bene. Abbiamo fatto un sopralluogo, l'ho partecipato anch'io a questo sopralluogo, in cui siamo andati a visitare diversi siti, poi in particolare due, e insomma l'indicazione che dicevamo noi, mettendo che va bene, passerà, è libero, è sgombro, eccetera, eccetera, dal punto di vista logistico va bene, c'è l'alimentazione elettrica, e diciamo abbiamo indicato a Stogit che sarebbe meglio installare un'ulteriore stazione GPS per fare le cose ancora meglio in quella zona. Analisi INSA. Paolo ha raccontato, ha spiegato un pochettino questo discorso, meglio di quello che stava dicendo, questione dei satelliti, eccetera. Cosa importante, da un po' di anni a questa parte, mentre prima i satelliti erano radar 1 e radar 2, è entrato in funzione questo Sentinel-1. Il vantaggio banalmente è che invece di passare ogni 24 giorni sullo stesso punto, ci passa ogni 6. E questo è molto, diciamo, il fatto di avere una ripetizione, cioè abbiamo più dati, e se, di solito insomma in qualsiasi indagine sperimentale, più dati ci sono in 2. L'analisi SAR, questi sono i risultati di Stogit, e diciamo adesso senza entrare nel dettaglio, il confronto, quello è un punto analizzato da Stogit, questo qua è il periodo in nero della figura Stogit analizzata da in giù, e i risultati sono assolutamente coerenti. Cos'è la cosa importante da vedere, interessante da vedere? Dati Stogit, un punto interno e un punto esterno. Guardate come l'esterno, queste oscillazioni che sono, diciamo il famoso sollevamento, abbassamento, eccetera, eccetera, quando siamo all'esterno del punto di produzione, che è la SNAM, in realtà non si vedono, sono basse. Cioè, diciamo, la massima oscillazione, che è dell'ordine di pochi millimetri, assolutamente normale, eccetera, eccetera, è all'interno diciamo, dove viene la produzione storica. E queste variazioni sono correlate, come normale che sia, ciclo di emissione e di estrazione del gas, come normale che sia, come succede anche quando piove, che cambiano le condizioni. I terremoti non si possono nascondere. Cioè questa cosa che il lì in giù nasconde i dati, non fa vedere, eccetera, eccetera. Cioè, i terremoti non si possono nascondere, specialmente se un terremoto è sopra magnitudo 2, qualcuno lo sente. E 2, microsismicità. La microsismicità, allora, la definizione di microsismicità, come vi diceva a gennaio, dipende dall'autore. Per i giapponesi, come diceva, microsismicità è un terremoto sotto 6. Cioè, loro sotto 6 non li guardano nemmeno. Cioè, non gli interessa un terremoto sotto 6, che in Giappone non gli interessa. La microsismicità in generale è qualsiasi terremoto di magnitudo maggiore di 3, un'altra definizione. Nel campo specialmente della sismologia, sono i terremoti di magnitudo negativa anche. Nel nostro contesto diciamo che secondo me un terremoto, un microsisma è un terremoto di magnitudo sotto 2, già un microsisma. Cioè,
non dovrebbero avvenire danni, quello diciamo sempre la pillola che avevo dato l'altra volta, in un contesto un pochettino più agitato, quando siamo un po' tranquilli per adesso. La cosa fondamentale, diciamo, è quella che non sono i terremoti che uccidono, sono le costruzioni fatte male. È la vulnerabilità la cosa fondamentale. Se noi siamo sicuri della nostra abitazione, un terremoto non ci può fare nulla. E un terremoto, tanto per spaventare un attimo, può venire indipendentemente o meno dallo stoccaggio. Cioè siamo in un paese sismico, e cioè dobbiamo renderci conto, io sono di origine siciliana, sperare che non accada mai più un terremoto tipo 1908, ma è dal 1908 che non c'è un terremoto forte. E noi vediamo che ciclicamente, tanto per rimanere due volte stregato, ovviamente 2012, 2016, prima 2009, 2002, 1997, cioè, solo che ci dimentichiamo, c'è stato il 2016 e ci siamo già dimenticati, infatti si parla di altro, cioè non si parla di andare a fare una valutazione della sicurezza delle abitazioni. Prima di passare alla parola al professore, ultima cosa, appunto, i terremoti non si nascondono ed è tutto assolutamente visibile in tempo reale per quanto riguarda il territorio italiano sui canali social di Giù. Grazie a tutti. Adesso la parola al professor Mesini, l'ho già presentato prima, magari ha piacere di dire anche lui due parole di autopresentazione, lui non ha slide, quindi adesso rimetto come sfondo il volantino di prima. Lo ringrazio ancora davvero, davvero di cuore per la sua presenza, anche perché persone così autorevoli e competenti a livello non solo nazionale, quando ci siamo conosciuti, mi ricordo che mi aveva detto che era appena tornato da un arbitrato internazionale proprio in questa materia, quindi ci ha fatto la grossa cortesia di venire qui stamattina da noi a Palazzo Minerva per trattare l'argomento. Prego, professore. Grazie, sindaco. Non è così semplice cercare di trarre, non vogliono essere delle conclusioni, cosa potremmo concludere. Un discorso che dovrebbe essere fatto è un discorso molto, molto generale, per quanto riguarda l'accettabilità pubblica di alcuni processi o progetti. Molto spesso progetti che vengono proposti che hanno lo scopo di migliorare sempre quelle condizioni della qualità della nostra vita hanno un'accettabilità pubblica che fa fatica ad essere riconosciuta. Penso ci siano molte responsabilità. È la responsabilità della scienza, della tecnologia, la responsabilità dei tecnici, la responsabilità dei politici. Il discorso è veramente, veramente molto complesso. Probabilmente tutti se ne hanno un po' di responsabilità. Anche la scienza e tecnologia probabilmente non ha saputo popolarizzare, divulgare più di tanto quelli che sono i risultati. Probabilmente molto spesso non si sono sapute porre le domande corrette alla scienza. Un aspetto fondamentale è anche sapere porre le domande giuste, perché se non si pongono le domande giuste e la scienza risponde in un certo modo, perché scienza non esclude alcuni problemi, alcuni aspetti, ecco che allora questa risposta potrebbe sollevare un allarmismo incredibile. Ma questo perché? Perché non si è posta la domanda giusta. Anche la scienza ha posto la domanda giusta. Poi quando la scienza è onesta, al di sopra delle parti, ha anche il coraggio di poter dire non ti so rispondere. Oppure, quando dice io ti posso rispondere se tu mi consenti di procedere con che cosa? È una via nuova che cerchiamo di aprire. Ecco il termine, come diceva prima Auliera, usare il termine sperimentazione, talvolta suscita perplessità. Sperimentare vuol dire provare a percorrere una via nuova. Guardate che noi italiani molto spesso non abbiamo molto da imparare dagli altri, anche se basta che arrivi un professore dell'università a Stanford, alla California, e allora magari ci chiediamo, pensiamo che ci racconti chissà che cosa. Dal punto di vista scientifico e tecnologico noi molto spesso siamo molto, molto avanzati, ma non dobbiamo avere paura della sperimentazione.
Molto spesso dicevo, ho detto più volte anche nei colloqui che sono intercorsi con il sindaco, molto spesso noi ci chiudiamo in un atteggiamento di chiusura. Il cosiddetto non voglio correre rischi zero. Questo è assolutamente impossibile. D'altra parte è anche molto importante avere la paura, perché senza il senso della paura, la paura ci aiuta a vivere meglio, a crescere. È importante avere paura. Attenzione, ma non facciamoci mangiare dalla paura, perché quando ci facciamo mangiare dalla paura, finisce un po' il nostro scopo. Se ci chiudiamo troppo all'interno del principio di precauzione, cioè vogliamo avere la certezza che non ci sia rischio, il principio di precauzione molto spesso è un principio paralizzante, che non ci consente proprio di crescere. Perdonate queste considerazioni che non... prima si parlava di competenza. Anche qui ci sarebbe da capire chi è un competente. Auliera diceva che è competente strettamente di carattere tecnologico, Severi più in ambito geologico. Io, se dovessi definirmi di che cosa sono competente, sì, sono competente di uno specchiettino molto molto piccolo che all'interno di quelle linee guida di cui molto spesso si è sentito parlare, no? Per quanto riguarda la parte sismica, la parte subsidenza, la pressione di cuore, questo genere può fare una pressione di cuore. Io mi potrei collocare lì strettamente parlando come competenza. Poi nel tempo si cresce, nel mio caso ho dovuto allargare necessariamente lo spettro della mia attenzione. Io insegno da 35 anni all'Università di Bologna e insegno come se le tecniche migliori per coltivare i giacimenti, Sono sempre stato abbastanza curioso, per cui nel tempo ho cercato di crescere, la sensibilità ambientale è aumentata enormemente. Negli ultimi anni, assieme ad un collega, mi sono messo a fornire elementi anche, stante questa accettabilità pubblica che è sempre più conflittuale, presunzione di ingegnere, insegnare un corso di etica ambientale. Mamma mia, quanto sei presuntuoso! Chi può insegnare l'etica? La possono insegnare solamente i filosofi con approcci molto molto teorici. Gli ingegneri tecnici che cosa potrebbero dire? Ma forse con il loro solito approccio piuttosto pratico, con i piedi radicati per terra, potrebbero dire qualche cosa. Per me è stato di grande giovamento da tecnico avvicinarmi ai problemi dell'etica ambientale. Mi hanno consentito intanto di rendermi conto che l'ambientalismo moderno è stato uno stimolo fantastico a livello internazionale su tutta l'industria. L'industria, nonostante abbia fatto molto spesso certi passi, talvolta così mugugnando, l'industria ha tratto un beneficio fantastico dall'ambientalismo moderno. Sin da quando i primi momenti ambientalisti moderni dagli Stati Uniti, il grande attacco all'industria chimica contro i pesticidi, fertilizzanti di un certo tipo. Gli anni 60 sono stati portatori di tanti altri effetti che poi sono stati di grande stimolo per l'industria. Evidentemente ci sono stati anche dei movimenti abbastanza apocalittici, siamo soliti ricordare il Club di Roma, Peccei, queste previsioni molto allarmistiche secondo cui negli anni 90, eravamo alla fine degli anni 60, sarebbe finito il carbone, abbiamo delle riserve molto elevate, ma il gas, il petrolio, l'alluminio, il rame, l'acqua, gli alimenti in una popolazione che dal punto di vista demografico è in continuo aumento. Quindi furono previsioni molto allarmistiche che fortunatamente non si sono rivelate assolutamente veritiere, non si sono rivelate veritiere perché poi, se consideriamo oggi nel 2019, ancora abbiamo sempre le stesse riserve, 30-40 anni di questo, 30-40 anni. Ma questo non è stato negativo, è stato da stimolo per migliorare i processi produttivi, per fare in modo che i processi produttivi siano sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale. Quindi lo stesso principio di precauzione è stato un principio molto molto importante. Quando Rio de Janeiro, mi pare, 1992 è stato imposto, riconosciuto da tante amministrazioni, importante, ma attenzione, lo dobbiamo sapere applicare a ragion veduta.
perché se lo applichiamo con quel senso eccessivo di paura, finiamo con ottenere assolutamente il rischio contrario. Chiudo queste considerazioni di carattere generale per venire un poco nello specifico. È stato fatto un percorso importante a partire da quell'evento tragico che è stato il terremoto del 2012. Io da tecnico, ma non solo anche da tecnico, un po' anche da, lo dico un po' a bassa voce, un po' da burocrate che vede girare molte carte a livello ministeriale, devo dire che il nostro paese ha saputo muoversi con una certa tempestività, aprendo vie nuove. Questa commissione ICHESE, che adesso ultimamente ha mostrato, diciamo, criticità che devono essere assolutamente verificate, e su ICHESE non voglio dire altro, sono state fatte delle affermazioni che andranno verificate. La commissione ICHESE ha aperto un percorso molto, molto importante, che ha portato poi, diciamo, Ministero Ambiente, Ministero Sviluppo Economico. Quando si dice Ministero, mettiamoci anche il Ministero dell'Ambiente, prima pensiamo solo allo Sviluppo Economico. Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, gli importanti accordi che vengono fatti a livello regionale, allora quando si opera sulla terraferma, come diciamo, a mare ci sono altre condizioni. Accordi molto importanti che hanno portato alla definizione di questo gruppo basato attorno, che fa base appunto al Ministero Economico, questo gruppo di studio che ha fissato questi indirizzi e linee guida per il monitoraggio. Piuttosto importante, non ce ne sono molte a livello mondiale, di esperienze di questo tipo. Indirizzi e linee guida che non sono scolpite sulla pietra, sono in continua evoluzione, ricordiamocelo, se c'è qualcosa di sbagliato, vogliamo avere un approccio razionale, intelligente, le possiamo ancora correggere. Il gruppo è ancora aperto, però a un certo punto non lo possiamo tenere aperto all'infinito, le abbiamo fissate, avremo una prima edizione delle linee guida. Sulla base di queste linee guida sono partite alcune sperimentazioni nei nostri territori. In Emilia-Romagna abbiamo delle sperimentazioni, non siete gli unici a Minervio con questa sperimentazione, ce ne sono altre nel territorio regionale, come pure ce ne sono anche altre a livello nazionale. Voglio ricordare la Val d'Agri, dove lì ci sono altre problematiche, dove le linee guida stanno per essere applicate anche nella Val d'Agri, con problemi di accettabilità pubblica che certamente sono analoghi a quelli di Minervio. Quindi dal punto di vista razionale è partita questa sperimentazione che si concluderà fra un poco. Ho l'impressione che queste stesse carte ritorneranno al Ministero dello Sviluppo Economico. Qui verranno raccolte indicazioni varie dai territori che porteranno a dire quali sono i risultati di questi due anni della sperimentazione. Sono risultati devastanti che ci portano a dire stop a questo incremento di pressione, oppure sono risultati che ci possono dire per il momento abbiamo visto o non abbiamo visto qualche cosa? Quali esperienze ne sono nate anche in altri settori? Quindi io penso che il percorso provvisorio di questi 24 mesi a questo punto ritornerà al Ministero dello Sviluppo Economico, dove si trarranno le conclusioni opportune. Evidentemente conclusioni che non sono solamente quelle del Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono molti portatori di interessi che a quel livello potranno dare direttamente il loro parere. Ma io spero siano fatte sempre con, diciamo, la maggiore serenità d'animo, al di là di quelle che sono le emotività locali che, per quanto comprensibili possano essere, vanno sempre inquadrate all'interno di un contesto più generale, pensando che alcuni processi, alcune decisioni devono essere portate avanti con molta razionalità. Molto spesso c'è rumore, si solleva molto rumore su queste questioni, ma dobbiamo fare attenzione a non perdere di vista proprio quello che è il percorso generale che ci siamo dati, evitando che nel frattempo si debba ripartire sempre da capo. No? Abbiamo
intrapreso un certo percorso, vediamo qual è il risultato, poi nell'ambito della collegialità massima con tutti quanti i portatori di interessi cercheremo di trarre quelle che sono le conclusioni opportune. Grazie. Guardi, prof, grazie, grazie davvero per questo intervento. Non dico che la abbraccerei, dico di più, che mi è venuta, ascoltando, mi è venuta voglia di modificare il mio piano di studi, perché ho iniziato un altro percorso di studi all'università, vorrei modificare il mio piano di studi e mettere etica ambientale, così la vengo a sentire per tutto un semestre. Allora, adesso, come al solito, chiedo a Fabrizio, se si avvicina ci fa da valletto, perché come al solito abbiamo piacere che si dibatta, ci sia la discussione la più aperta possibile. Io comunque, dato che mi sono arrivate alcune domande negli ultimi giorni, chi mi ha scritto una mail, chi un sms, eccetera, io se non ci sono domande subito, ho comunque tre domande ciascuna per uno degli interlocutori. Ricordo solo, in riferimento all'ultimo intervento, che c'è quel passaggio sulla paura, io lo trovo essenziale, non per quello di cui discutiamo qui oggi, in generale, forse anche per quello che riguarda la vita, certamente per quello che riguarda il policy making, cioè il prendere delle decisioni pubbliche. Non so se è troppo pedante come riferimento, ma se vi ricordate Aristotele, virtù etiche, virtù dianoetiche, o alcune cose che devono essere massimizzate. Più sono intelligente o più memoria, meglio è, però delle altre virtù che invece devono sempre cercare un equilibrio. Devo essere troppo generoso e allora diventa addirittura prodigalità, o devo essere tirchio? No, devo cercare un equilibrio. E la stessa cosa vale per la paura. Il coraggio estremo porta ad essere autolesionisti, la paura eccessiva ci porta invece ad essere sempre fermi. Dobbiamo cercare l'equilibrio e così dobbiamo fare nelle scelte pubbliche, in questo caso confrontandosi fra quelli che sono, confrontandosi con le migliori conoscenze che ci mette a disposizione la scienza. Ricordando infine come, e qui se mi permettete veniamo nel mio, quando parliamo di principio di precauzione, in realtà la giurisprudenza, non solo a livello italiano, non solo come Consiglio di Stato, ma anche a livello europeo, come Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha elaborato principi che sono ormai, dopo tanti anni, abbastanza chiari. I giudici ci hanno detto diverse volte che il principio di precauzione scatta non in presenza di timori, di preoccupazioni, che sono sentimenti umani assolutamente ragionevoli, comprensibili e positivi, addirittura scatta tutte le volte in cui ci troviamo davanti alle evidenze scientifiche. Quando abbiamo delle evidenze scientifiche certe, in un senso o nell'altro, senza fare lunga cosa significa certezza per la scienza, possiamo prendere delle decisioni. Quando invece ci troviamo ancora nell'area grigia dell'incertezza, ecco che a livello prudenziale scatta questo principio di precauzione, ma devo naturalmente ritrovarmi davanti a possibili evidenze possibili, non a mere affermazioni di natura speculativa. Ecco, credo possa essere questo una regola di buona amministrazione. Detto questo, vi chiedo se ci sono già delle domande dal pubblico, oppure se per scaldarci è necessario che faccia io quelle tre fra le varie domande che mi sono arrivate negli ultimi giorni. Ecco, prego, abbiamo già delle domande, quindi Fabrizio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luigi Ricchiari da Minerva dal 2001. La domanda è molto semplice. Durante il periodo di monitoraggio sapete se è stata fatta sovrappressione e se è stata fatta, si è generato delle misure diverse, insomma, qualcosa di significativo. Grazie. No, la sovrappressione in questo periodo non è stata fatta, assolutamente. Vogliamo ricordare per completezza che è stato fatto un periodo di sovrappressione, se ricordo bene, al 106% per un paio di mesi nell'autunno del 2011. Quella che mi risulta che sia è stato l'unico periodo in cui è stata fatta una sovrappressione a Minerva. Poi è stata fatta invece sovrappressione da tante altre parti d'Italia e del mondo. In Italia c'erano altre parti, si esercita ordinariamente,
però fatta questa premessa, per tenere gli occhi su, anche se capisco che naturalmente ci possono, forse ci debbano anche essere domande sull'argomento, per tenere gli occhi sulla palla, l'oggetto di questo studio non è la sovrappressione, è un'altra cosa, perché siamo partiti anni fa su questo. Vuoi aggiungere qualcosa su questo? Diciamo, noi riceviamo i dati di pressione di poro, diciamo, quando ho fatto vedere quel grafico del confronto con i dati INSAR, c'era sovrapposta la curva di iniezione e erogazione. Quello è uno dei dati con la pressione di poro che indicano che non c'è stata sovrapressione. Grazie. Buongiorno, io volevo chiedere un'informazione sul noise, mi ha interessato molto il discorso del filtro, del campionamento, del rumore in superficie e in sottosuolo. E volevo chiedere, tecnicamente è possibile, siccome diciamo, a livello temporale il rumore è diciamo, nello stesso istante, campionare il momento, l'istante del rumore e filtrarlo, eliminandolo in sottosuolo? Il problema è che se lo elimino, elimino anche il segnale. Cioè se io... intendevo come filtro, cioè praticamente riuscire a togliere solo il rumore perché il trigger è lo stesso in superficie. Non è così semplice. No, allora ci sono dei metodi, allora diciamo, tra l'altro la mia tesi di dottorato 1992, che era sulla possibilità di registrare piccoli eventi riuscendo a sfruttare la somiglianza delle forme d'onda, nel senso che se ho due terremoti che vengono uno vicino all'altro, per capirci, faccio cross-correlazione con spettro dei segnali, facendo cross-correlazione con spettro dei segnali che sono, cioè sono due posizioni leggermente diverse, il noise in due posizioni leggermente diverse, però è lo stesso, mentre il segnale è diverso, in questo modo io abbatto il noise e aumento il segnale. Cioè facendo la cross-correlazione con spettro dei segnali è la metodologia. Qua in realtà le stazioni sono vicine per fare monitoraggio, ma sono distanti per fare diciamo, questo tipo di analisi. Comunque sì, esistono delle tecniche, e infatti un'altra cosa che può fare è mettere una catena di sensori, una attaccata all'altra, uno solo non basta, tanti, cioè, diciamo, per fare con questi livelli di segnali che vogliamo avere, dobbiamo mettere le stazioni una molto vicina all'altra, all'ordine delle centinaia di metri. Comunque sì, è proprio una delle tecniche che si utilizza, è quella di sfruttare con scolazione con spettro, e si riesce a migliorare la qualità del segnale. Grazie. Complimenti. Sì. Altre? Prego. Mi chiamo Lauro, buongiorno. Ringrazio per l'esposizione e anche per la disponibilità a venirci a raccontare l'esito di questi studi, che sono molto importanti per conoscere che cosa succede nel sottosuolo. So che il Ministero ha lanciato questa iniziativa e Minervio è tra i primi. Non so quanto tempo sarà necessario, mi avete detto che fra qualche settimana lo studio finisce e non so se ne sono previsti dei successivi. Quanti studi il Ministero, lo chiedo alla professora Ulier dell'IMGV, quanti, ecco non è professore, ma comunque. Professore sono quelli universitari, io sono l'equivalente di un professore associato, ma da noi siamo tutti dottori, non esiste professore. No, non si sarà offeso. quanti studi ha intenzione di lanciare il Ministero, perché sappiamo che nella pianura padana ce ne sono tanti di stoccaggi come il nostro, ecco. Voi avete l'incarico di farlo solo su Minervio o anche per esempio fuori regione, in Lombardia, Basilicata? C'era una slide iniziale, appunto, quelli inizialmente previsti erano tre, sul campo di stoccaggio gas, su altre due tipologie, non stoccaggio gas, quindi erano mirando all'alto di Casaglia. Se adesso diciamo l'Ingiù sta seguendo l'attività in Val d'Agri, facendo l'indicazione degli interventi guida applicandola a Val d'Agri, facendo un lavoro molto simile a quello che aveva fatto qua noi a Minervio, cioè qual è la situazione iniziale, cosa occorre per migliorare, eccetera eccetera. Un altro istituto come noi, che è l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, sta facendo un monitoraggio
accollato, quindi diciamo Treviso, siccome stoccaggio di gas, sì. Diciamo, quindi diciamo, sono diverse le attività che ci sono in questo campo. Quante ne ha intenzione di fare il Ministero? Sinceramente non lo so. Senz'altro sono molte le iniziative. E tra l'altro appunto la cosa importante, che una cosa che non ho detto durante la presentazione, quello che c'è qua a Minerpio come tipologia di monitoraggio è appunto una tipologia di monitoraggio specialmente dal punto di vista sismico che è rispondente a quelle che sono linee guida. Quindi diciamo, questo è un aspetto interessante. Era già una buona rete, tra l'altro appunto un'altra cosa che poi sembra, allora prima non funzionava, no, funzionava anche prima, adesso è migliorata, è stata adeguata e migliorata, ma quando questa rete era in funzione negli anni 80 era quello che c'era disponibile al meglio negli anni 80. Nel 2000 c'erano i sensori a monocomponente, perché a quell'epoca c'erano i sensori a monocomponente, sono arrivati a tre componenti, hanno messo i tre componenti, diciamo, l'azienda, diciamo, il concessionario ha sempre cercato di adeguarsi. Come diciamo tutti, anche noi diciamo, abbiamo via via migliorato il nostro tipo di strumentazione. Bene, grazie Paolo. Ecco, Mauro. Ciao, tuo figlio è soddisfatto di come sono andato in geologia? Ma dopo me lo dirà. No, sono Mauro. No, perché suo figlio si è appena laureato in geologia. io trovo più coraggio di parlare. No, io sono Mauro Preci, un minabis dal 97, quindi diciamo acquisito. No, mi sorge spontanea allora la domanda da fare sempre al dottor Aulier, mi scusi. Quando e se a questo punto verrà autorizzato l'impianto storico dell'aumento del 107% della pressione, se e quando avverrà, gli NGU continuerà quindi a fare i controlli, perché è quello che noi interessa, cioè nel momento in cui partirà tutto questo, ci sarà un controllo costante anche per il futuro, perché in passato non c'è stata la sovrappressione, quindi vabbè, al 100% la natura in questo periodo, come natura crea, cioè il 100% è 100%, quindi siamo tranquilli. Arrivare al 107, arrivare al 120 come fanno in alcuni posti, ci sarà un monitoraggio comunque costante. E poi vorrei fare per la conclusione che ho fatto, un complimento, diciamolo sinceramente così, perché io sono nell'ambito diciamo della protezione civile, quindi qualcosa ne mastico, e noi purtroppo italiani, e questo lo voglio dire a tutti i presenti, non è un appello al pubblico per carità, ma è proprio un appello a noi italiani, ci dimentichiamo quello che ha detto esattamente il dottore. Dal 2016 è già passato, siamo nel 2019, sono 3 anni, sono passati, ci siamo già dimenticati dei terremoti. L'italiano medio è fatto così, ha ragione lei esattamente come ha detto. Non dimentichiamocelo, perché se uno si prende la briga, come ha fatto mio figlio, come ho fatto anch'io, di andare a prendere il terremoto del 1902, Messina mi sembra, 1908, sbagliato di un po' di anni, e andando avanti dopo, fino ad oggi, uno scopre che l'Italia purtroppo, come diceva il professore, è una zona di terremoti, quindi purtroppo 2016, 2019, 3 anni, matematicamente se uno va a vedere, ahimè, siamo lì, quindi io ho sempre la borsa pronta per partire ovunque mi chiama, ero in Abruzzo, ero a Finale Miglia, cioè io non dimentico, perché quando provi a Finale Miglia, ero su un furgone, stavo portando via dei volontari, un terremoto a 3.5 sotto le gomme del furgone, l'ho sentito, perché era lì a Finale Miglia, e beh, dopo uno capisce esattamente. Ho preso anche un 5.7 giù a vicino a Onna, ero di fianco il giorno dopo, il 5.1 forse fu quello. Comunque sono significativi. Lo vidi, quindi vedere un terremoto so cosa vuol dire. Quindi questo. Quindi la ringrazio per aver detto pubblicamente, non dimentichiamoci. Noi italiani medi ce lo dimentichiamo, e purtroppo anche la politica, concludo brevemente, faccio un piccolo appello anche alla politica a questo punto, perché fare sì delle detrazioni fiscali per mettere in sesto gli appartamenti, i palazzi, le case, ma poi bisogna spendere anche qualcosa in più per mettere a norma i palazzi comunali, come abbiamo fatto noi qui. Gli ospedali, che sono cose di primaria importanza, che devono essere assolutamente,
e tutte le scuole, non dimenticare, quelle bisogna spendere, lì che bisogna spendere, non l'incentivo al 50, 60, 80%, chi se ne frega. Cioè, il problema è anche la politica iniziare a pensare, siamo un paese che trema ogni 3 anni mediamente, e beh, allora strutturiamoci in una certa maniera. Quindi ecco, volevo sapere, però la domanda era quella iniziale. Grazie tanto. Allora, una cosa qua, intanto, scusami, prima di darti la parola, primo luogo, complimenti per la domanda, non... e poi come ti ho già detto, tanto tempo fa, secondo me sono le persone come te che dovrebbero dare la disponibilità a candidarsi per il consiglio comunale, però adesso abbiamo appena chiuso le liste, peccato, perché sennò sarebbe iniziato un grande pressing, Mauro. Ma lo riprendo nelle mie conclusioni dopo, adesso non la faccio lunga perché poi Paolo deve rispondere. Io credo che tu abbia perfettamente centrato la vera questione di cui bisognerebbe discutere, al netto delle paure, dei timori, eccetera. Faccio solo una precisazione prima di dare la parola a Paolo. E quando siamo partiti con questo lavoro qui, 4 e rotti anni fa, il dibattito, seppur molto molto di nicchia, era l'attività esercita in questo istante da Stogi, al netto della sovrappressione, causa o meno terremoti. Dopodiché è chiaro che per lanciare un timore, una paura, ci bastano 5 minuti, per dare una risposta scientifica ci vogliono 24 mesi e poi forse bisogna andare avanti ancora. Questo è lo iato fra la domanda e la risposta scientifica. Naturalmente adesso che questo studio già ha iniziato ad essere diffuso, divulgato, perché pubblicherà il report trimestrale sul sito, quindi iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando, si sposta avanti l'orizzonte della domanda. Quindi adesso ci stiamo già chiedendo qualche cos'altro su questo eventuale dannato, tra virgolette, esercizio di sovrappressione. Scusami, ma mi sembra a te, Paolo. Assolutamente. Allora, leggiamo, innanzitutto non si sa se e quando verrà attivato l'esercizio di sovrappressione. Allora, in realtà l'INGV è, per quanto riguarda Minervio e nelle altre concessioni, si dice struttura preposta al monitoraggio, è SPM della sperimentazione degli indirizzi di invio. Quindi diciamo, dipende nelle tre situazioni che ho citato come indirizzi di guida, poi in quella della Valdagri e poi in altre saranno, diciamo, l'INGV e SPM poi cambiano un po' le definizioni con cui collabora. Ad esempio su Minervio l'INGV non ha acquistato la strumentazione che è stata a carico del concessionario. Per Valdagri molto probabilmente sarà l'INGV ad acquistare la strumentazione, cioè dipende un po' dalla tipologia della convenzione. Comunque questa struttura preposta al monitoraggio, quindi riceve i dati dal concessionario e in maniera indipendente li analizza. Io, parlando, c'è un comitato che mette insieme comune, regione, ministero, giugno, quindi vedo qualcun altro, varie persone che presso questo comitato, che io ho sempre detto sarebbe ancora più opportuno, oltre alla struttura proposta al monitoraggio, la struttura proposta alla valutazione del monitoraggio, nel senso che l'incarico vero e proprio è, a un certo momento, se il concessionario fa il monitoraggio, ok, il concessionario lo fa, io lo controllo, cioè secondo me sarebbe molto più per il cittadino a livello di costi, cioè diciamo, cioè, questo studio costa perché fare queste cose impiegano tempo, impiegano persone, le persone non possono farlo gratuitamente perché in qualche maniera devono trovare i fondi. La valutazione, in realtà, cioè cosa vuol dire? Che noi stiamo pagando delle persone due volte, cioè le paga Stogit, chi se ne frega, perché, però anche diciamo, per ottimizzare le risorse, la valutazione di quello che viene fatto, ricevendo i dati, attenzione, non andando a guardare solo le carte, cioè io ho i dati, faccio dei controlli a campioni accurati e vedo se tutto è fatto, funzionerebbe ancora meglio, cioè potrebbe essere un'opportunità ancora, diciamo, diversa che potrebbe funzionare. Comunque, questo, per come adesso ho strutturato tutto, si è una struttura preposta al monitoraggio per cui si analizzano i dati in maniera indipendente e se appunto partirà allo stato attuale, non è stato definito nulla. È ovvio che anche le indicazioni degli indirizzi di guida vorranno che, se parto nel senso di sovrappressione, qualche istituto scientifico lo controllerà. Non è detto che sia lì giù, potrebbero essere colleghi che sono molto bravi dell'OGS, i colleghi molto bravi dell'Università di Napoli, cioè diciamo, c'è lì giù, ci sono anche altri colleghi molto bravi in grado di farlo. L'unico problema in Italia è che per riuscire
Noi per riuscire a partire con questo progetto, noi abbiamo iniziato a lavorare, diciamo, molto tempo prima che si arrivasse oltre le convenzioni, eccetera, perché altrimenti se avessimo dovuto aspettare l'inizio del SIDER, staremmo partendo adesso. Perché il tempo per riuscire a attivare burocraticamente le convenzioni è molto lungo, e poi nonostante si cerchi di fare nella maniera migliore possibile, si dicevano lo stesso le critiche su come vengono fatte le convenzioni, eccetera, ma che è tutto molto complicato dal punto di vista burocratico. Cioè il ricercatore partire a studiare è più semplice, però prima di riuscire a sistemare il quadro burocratico ci vuole andare di tempo. Comunque senz'altro, se si fanno delle operazioni di questo genere, ci sarà lo Stato, un ente dello Stato che controlla, sia su università, ente pubblico di ricerca, eccetera. Non so se sarà in giù. Potrebbe anche essere bene che non sia in giù, che sia qualcun altro. Basta che ci sia qualcuno, cioè, lo dico da cittadino, non da dipendente di giù a titolo personale. Non è in giù, è un altro ente, basta che sia un ente serio. Che non sia un'università che fa finta di essere in grado di fare queste cose se non è in grado di farlo. L'importante è che sia uno qualificato. Se è qualificato va benissimo, chiunque esso sia. Di giù è molto qualificato. Bene. Altre domande? Giacomo. Sì. Buongiorno a tutti, mi metto ben piedi. Mi chiamo Giacomo Vallandia, abito a Minerbio. Io, se c'è una cosa di cui ho paura, e mi collego a Mesini, al professor Mesini, quello che ha detto, è la paura degli altri, che hanno gli altri. Ieri ho visto brevemente il video di quello che successe in piazza San Carlo a Torino quando ci fu quell'allarme, mentre la piazza era piena, si guardava la partita, venne lanciato lo spray peperoncino, non mi ricordo, c'è la massa che schiaccia quelli all'esterno. Quindi se c'è una cosa di cui ho paura anche in questa vicenda è a casa mia di essere schiacciato dalle paure degli altri, soprattutto quando sono irrazionali. Quindi sono qui per capire meglio come vanno le cose. Mi aspetterei che quelli che più hanno paura o più sono contrari a questo riempissero questa sala oggi. Mi aspetterei che ci fossero 2000 persone qui stamattina, perché se ci sono delle paure vanno chiarite oggi, questo è uno strumento, e invece queste persone non le vedo. Allora, come facciamo noi quando usciamo da qua a non essere travolti da un'ondata di paura irrazionale, quando negli anni sono state fatte con metodo, con raziocinio e con, secondo me, anche molto buon senso, tutte le cose che andavano fatte per stare tranquilli, per controllare passo passo, per aggiornarsi? Forse non ho una domanda e non so se vuol dire qualcosa, però la mia inquietudine è come facciamo come comunità a farci guidare dalle persone razionali, a farci guidare dalla scienza e a essere sicuri che la massa non si spaventi di punto in bianco perché uno là in fondo ha detto che c'era il terremoto. Grazie. Vi aggiungo anche bravo Giacomo. Credo che questa sia panne per i denti del professore. Allora colgo l'occasione, dato che l'avevo detto prima, ho le tre domande, una per ogni relatore, che mi sono arrivate via mail o via altri messaggi, di fargli anche la domanda adatta per lui. Purtroppo passiamo da una domanda molto intelligente ad un'altra che quasi mi vergogno di fare, però anche ieri mi è arrivata una mail che mi chiedeva: si fa fracking a Minerbio? No. Sì, io purtroppo la so già la risposta, però mi viene ancora a fare questa domanda. Allora forse è più autorevole che rispondo l'ingegnere minerario che non un sindaco. Parto direttamente da quest'ultima, la risposta è assolutamente no, è contro legge. No. E per rispondere invece all'osservazione che mi faceva il giovane che è appena intervenuto, vede, quando è che si può istituire un dialogo, no, fra più soggetti? Quando questi soggetti in un certo qual modo si vogliono e si possono accettare. Dal primo momento in cui viene meno l'accettazione, no, fra due soggetti, e non si riesce a istituire un dialogo. Ora ci sarebbe da chiedersi perché viene meno l'accettazione, magari errori passati, nessuno di noi è esente da errori, no? Ma dobbiamo cercare di ricucire.
riprendere un dialogo razionale, costruttivo, affinché in un certo qual modo ci possa essere l'accettazione e confrontare un po' queste idee. L'intendimento di oggi voleva essere quello di fare un po' luce su questa sperimentazione che, come avrete notato, è molto precautelativa. Alla domanda avete già fatto sovrappressione in questo momento in cui è stata fatta la sperimentazione? La risposta è stata no, a dimostrazione anche del fatto di tutta la cautela che si sta cercando di utilizzare. Non si è in fase di sovrappressione, era stata fatta solo in quel momento nel 2011, come è stata detta. Quindi io penso che molta cautela sia stata sempre adottata sotto questo punto di vista e che si debba lavorare per stabilire l'accettazione delle parti che si vogliono in un certo qual modo confrontare fra di loro. Finché non sarà possibile questo, è probabile che ci sia sempre qualcuno, appunto, che con la propria paura va a sovrastare quella di altri. Non so se ti ho risposto. Buongiorno, mi chiamo Carlo Cappuni, abito in Erba, San Martino. Facevo una domanda che può essere banale, può sembrare banale. Nel caso gli strumenti verificassero un'attività sismica abbastanza consistente nei siti di stoccaggio, cosa è previsto per ovviare questi inconvenienti? Bene, molto opportuna anche questa di domanda. Allora Paolo, credo sia per te. Facciamo solo questa domanda, l'altra che sai che ti devo fare la facciamo dopo, perché mi sembra già molto strutturata questa, tanto sai che l'altra non puoi scappare, è solo questione di tempo. Dunque, questa domanda, abbiamo parlato di questi argomenti in altre occasioni, lo rifaccio volentieri. La stessa commissione ICHESE prevede che si istituiscano dei protocolli, li chiama il gruppo degli esperti dell'ICHESE, quando firmano le conclusioni parlano all'interno di quelle raccomandazioni che vi ho fatto vedere prima di fare dei protocolli. Tra i protocolli che la commissione ICHESE, cosa sono questi protocolli? Lo dico. Tra i protocolli che la commissione ICHESE suggerisce di fare c'è proprio quello di dover stabilire, in caso che, augurato caso che ci possano essere delle relazioni tra le attività industriali genericamente dette e appunto la microsismicità che può essere messa in relazione a queste attività industriali, si passano dei protocolli, dicevo, affinché ci sia una relazione tra gli eventi microsismici misurati e l'intensità dell'attività industriale realizzata. Se usciamo dai nostri confini dell'Italia e andiamo all'estero, in diversi stati, anche europei, in Svizzera, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada, ci sono questi sistemi, ovvero in contesti industriali completamente diversi da quello di cui stiamo parlando e in particolare proprio quello che dicevo un attimo fa il professor Mesini, essere vietato in Italia, cioè proprio il famoso fracking, poi se volete possiamo spiegare meglio di cos'è, perché forse non tutti lo sanno. Bene, in questi contesti, ad esempio in Svizzera o in Inghilterra, quando si fanno delle attività industriali tipo il fracking che possono produrre, è possibile, scientificamente viene detto, che possono, cose che in Italia non si fa, sia perché vi è dato per legge e sia perché non ci sono le rocce che consentono di fare quel genere di attività. Non si può perché non esistono le rocce per le quali altrove si fa prato. Quindi anche è ovvio vietare semplicemente perché non si può. Ma vengo alla domanda. Allora, in quei casi, e concludo, esistono dei protocolli dove si dice se l'attività microsismica arriva a un certo valore tu diminuisci la pressione del fracking. Banalizzo, se la microsismicità si alza un pochino ulteriormente tu smetti proprio di fare quello che hai fatto. E questo è quello che commissari della commissione ICHESE, nel riassunto della commissione ICHESE, chiamano sistema a semaforo, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni con alcuni dei presenti anche. E,
ripeto, le esperienze che ho citato sono, non sono in Italia, sono relative a, appunto, a questo famoso fracking di cui abbiamo accennato, cosa che in Italia non si fa. Comunque la logica è questa, non so se risposto. Certo, direi che sì, grazie. Altre domande? Allora, in attesa che arrivino le altre domande, ne ho una per Paolo. Anzi, sono due domande diverse, ma le ho connesse, le ho unite perché mi sembrano strettamente connesse. Dunque, se ho ben capito, così poi fatto una lunga relazione, risottolineo, tu correggimi naturalmente se sbaglio, il cuore della tua esposizione. Abbiamo guardato a cosa è successo negli ultimi 24 mesi con questa soglia di detezionabilità a circa 0,6 di magnitudo e nel dominio interno non è stato rilevato nulla. Per quello che riguarda invece lo spostamento del suolo, il suolo immediatamente o particolarmente prossimo al giacimento si va ad alzare ed abbassare secondo i cicli di iniezione di circa un centimetro. Quindi queste sono così. Queste sono le due cose premianti che emergevano dalle conclusioni dello studio compiuto. Allora, mi sono state chieste da due persone diverse. Una dice di aver visto nell'ultimo periodo delle crepe nei muri e ne attribuisce la causalità all'attività di stoccaggio. Una seconda mi dice che da qualche mese sente crepe di notte, mentre si sta per addormentare, sente degli scricchioli, dei rumori nelle strutture edilizie e sostiene che sia colpa, causalmente legato all'attività di stoccaggio. Allora, ti chiedo, ti sembrano considerazioni ragionevoli queste? Sono fondate o sono infondate? Diciamo che dipende dove è ubicata l'abitazione anche delle persone, nel senso che molto spesso si sente scuotere la casa, eccetera. Io a Milano in ufficio c'ho la metropolitana che c'è il tram che passa sotto, ogni volta che passa il tram mi balla la scrivania e sono al terzo piano, cioè quello è abbastanza normale, poi vuol dire che la struttura è fatta bene, perché se fosse rigida sarebbe peggio. Quindi potrebbe essere che sente il passaggio di veicoli industriali o se è di notte. Avrei difficoltà ad attribuirlo a sismicità, a microsismicità, eccetera, anche perché non l'abbiamo registrato, quindi mi sembra molto difficile collegare a quello. Però bisogna anche vedere, io come al solito, appunto, tu mi fai una domanda, senza quello che ho detto all'inizio, uno dovrebbe avere il coraggio di dire rispondo solo alle cose che conosco, come diceva giustamente il professore. Cioè, questa è una cosa per un ingegnere strutturista, non è sismologo, io misuro, se vuole la signora vado, io misuro. Però io sono un sismologo, mi sembra strano, però. Posso provare? Ingegnere sotto questo punto di vista, anche se non strutturista. Mi viene da pensare, ad esempio, che le fratture possono indursi in una costruzione allorquando siano presenti dei cedimenti differenziali, l'abbassamento differenziali nella stessa struttura, quindi una parte si alza e l'altra si abbassa. Vedo questa ipotesi molto poco praticabile nel caso dell'abbassamento o dell'innalzamento dovuto all'operazione di iniezione e di svuotamento del gas, perché piuttosto che un cedimento differenziale è un cedimento invece di carattere regionale, quindi tutta la struttura si dovrebbe abbassare o alzare per quel centimetro. Quindi ripeto, la frattura nasce per un cedimento differenziale che penso di poter dire si possa escludere nel caso della stagionalità, della ciclicità del processo di iniezione e di produzione che si ha nel giacimento di Minervia. Grazie. Ti lascio già il microfono, perché Paolo, sai, allora, naturalmente con tutti i relatori ci siamo sentiti nei giorni scorsi, ci siamo confrontati, ci siamo provati. Io ho chiesto a Paolo, che a sua volta si è confrontato con la sua struttura, con i suoi colleghi, un incarico molto gravoso. Lo dico subito e quindi metto le mani avanti per ringraziarlo delle considerazioni che adesso ci farà. Nel senso che dopo la puntata dell'altra sera di Report, sapete tutti cosa è successo, chi
le cose che sono girate in chat, le preoccupazioni. Quindi io gli ho chiesto se si sentiva di rispondere alla seguente domanda. L'esercizio sperimentale in sovrappressione che si è svolto nell'autunno del 2011 può essere correlato con gli eventi sismici che si sono svolti nel maggio del 2012? Io direi che più chiaro e schietto di così non saprei come chiederlo, alla luce del fatto che la commissione Ichese già aveva in maniera stentoria escluso la cosa per l'attività svolta a Minervio e in altri posti. Aveva detto che non si poteva escludere che, quindi doveva essere approfondita in un posto specifico che è molto più vicino, che era la concessione di Mirandola detta Cavone. Su questo è stato fatto uno studio specificissimo che si chiama Cavone Lab, su cui non dico niente, voi andate su Google, mettete Cavone Lab o Regione Emilia Romagna Cavone Lab e arriva una marea di materiale. La conclusione comunque era che anche l'attività svolta a Cavone Mirandola non aveva nessun nesso con quello che si era con gli eventi sismici del 2012. Dato che però il tema è stato riaperto da Ripon, qualcuno anche autorevole, anche se non propriamente geologo della nostra comunità, ha rilanciato la cosa dicendo che, con altre parole, però fondamentalmente non si può escludere che, io ho chiesto appunto a Paolo, a nome personale perché risponderà, adesso c'è il microfono, ma a nome della struttura della Regione Emilia Romagna, di darci una risposta a questo punto. So che ha preparato anche le slide, quindi le vado intanto a... Sì, è un temone, una domandona quella che mi sta facendo il sindaco, ma è una domandona alla quale tutti noi che abbiamo visto, tutti noi, quelli che di noi, quelli che di noi hanno visto la trasmissione report dell'altra sera, si sono posti, insomma, io me la sono posta da cittadino, lo ripeto, che abita vicino qui, e soprattutto da tecnico assieme ai miei colleghi, e quindi vogliamo dare qualche considerazione su una materia complessa, evidentemente, sicuramente per straddetti ai lavori e non per un pubblico che fa altro, insomma, come tutti voi fate altri lavori rispetto a queste cose che sto dicendo, però quindi voglio dare qualche considerazione rispetto a questo tema. E anzi, grazie al sindaco per questa domanda, perché credo che sia rimasto a molti di noi qua nel cozzo, come si dice, questa cosa che il professor Stiles ha lanciato. Allora, veniamo a noi, mi alzo in piedi perché così magari ci vedo meglio. Sì. Allora, questa qua è un grafico che esprime, guardiamo che cosa c'è, qua c'è il tempo, si va dal 1 marzo del 2011 al 31 dicembre del 2011, qua c'è la pressione giornaliera del gas, di qua c'è la pressione invece in chili al centimetro quadro, quindi una pressione, una forza per unità di superficie. E quella che vedete con il rosso è proprio il grafico della pressione, cioè la pressione che aumenta dal marzo del 2011 fino a raggiungere il top di questa curva rossa nell'autunno del 2011. Vedete che il valore della pressione parte da un valore di circa inferiore a 120 e poi, la prossima diapositiva, grazie, arriva nell'autunno, nell'ottobre della fine dell'ottobre del 2010 a quel valore lì del 162 kg per centimetro quadro, che è il 6% in più della famosa pressione iniziale, che è 153,4 centimetri quadri kg per centimetro quadro. Quindi la pressione ordinaria, il 100%, il famoso 100%, è in termini numerici, in termini di pressione, 153,4 kg per centimetro quadro, un centimetro quadro è un dito, per un pollice come superficie, e si supera il valore della pressione ordinaria in questo famoso test di sovrappressione di cui stiamo parlando, che è stato fatto in questo periodo, dalla fine dell'agosto all'ottobre del 2011, e si arriva al massimo che è stato spinto, lo dicevo un attimo fa, nell'ottobre del 2011. Allora, noi sappiamo, perché se qualcuno di voi ha guardato il testo dell'Ichese, c'è proprio scritto esplicitamente, che il valore di pressione normale, di esercizio normale in pressione
qui a Minerbio, che è quel 153,4 kg per centimetro quadro, non ha niente a che vedere con il terremoto del maggio 2012. C'è scritto esplicitamente nel rapporto, nelle conclusioni. Quindi stiamo ragionando, qual è la materia del contender che Peter Stiles ci butta lì? Stiamo ragionando su quella differenza tra 153,4 e 162,8 kg per centimetro quadro. Quindi, qual è la domanda in termini fisici? La domanda è, quella differenza di pressione, adesso mi mandi la prossima, credi 9 kg per centimetro quadro, la differenza tra 162 e 153. Quella differenza di pressione, 9 kg per centimetro quadro, allora un centimetro quadro è un pollice, più o meno, è la superficie di un pollice, quindi se io spingo con questo dito su, per 10 kg su questa superficie, naturalmente di centimetri quadrati non ce n'è uno, ce ne sono tanti ovviamente, ad esempio un decimetro quadro è come 1000 kg, se facciamo una facile equivalenza, 10 kg su centimetro quadro vuol dire 1000 kg su un decimetro quadro e così via, non è un merito. Ma di cosa parliamo? Parliamo del fatto che questo valore di pressione possa essere andato dal giacimento di Minerbio, si possa essere propagato e possa avere spinto, rotto, aiutato a rompere la faglia che si è rotta nel 20 maggio. Andiamo pure alla prossima. Ci tengo a precisare che questo grafico è contenuto in un documento consegnato all'Inchiesa. Ricordate che Peter Stiles, per chi ha visto il programma Report, dice che questo grafico non l'ha avuto. Questo grafico gli è stato sicuramente consegnato, ve lo garantisco, perché noi come Regione abbiamo avuto dal Dipartimento della Protezione Civile, che l'ha avuto a sua volta dai commissari dell'Inchiesa, abbiamo avuto noi come Regione tutto il materiale che è stato dato alla Commissione Inchiesa, e questo grafico ce l'ho in cartaceo nel mio ufficio con scritto sopra Commissione Inchiesa, questo tra parentesi, ma andiamo avanti. Allora stiamo ragionando su questi 9 kg in più per centimetro quadro, che a fronte del fatto che con i 153,4 Commissione Inchiesa ci dice no, quelli con il terremoto del 12 non c'entrano niente, valutiamo se questo chilo in più, 10 kg in più per centimetro quadro possono aver indotto il terremoto. Di questo stiamo parlando, 10 kg per centimetro quadro. La prossima diapositiva. Allora, noi stiamo ragionando sul giacimento di Minerbio che è qua, stiamo ragionando sulla rottura della faglia del 20 maggio del 12, che è là dove vedete il punto rosso, una distanza di 35,8 km in piantano, diciamo, cioè lungo il terreno. In realtà non è questa esattamente la considerazione che dobbiamo fare, lo farò vedere tra un attimo. Comunque, per il momento consideriamo 10 kg di pressione per centimetro quadro in più qua, la materia, quello di cui stiamo parlando è questo, lo ripeto ancora una volta, devono essere andati da qui fino a là e devono avere aiutato a rompere la faglia che si è rotta il 20 maggio e ha prodotto un terremoto. Qualche considerazione. Riprendo una cosa che è stata già detta prima sia da me che dal dottor Auliera. Queste sono le famose interferometrie, i famosi dati satellitari che girano sulla nostra testa e producono dei dati sul movimento del suolo. Allora, qua questa è un'immagine un po' diversa da quella di prima. Queste qua sono le variazioni stagionali delle quote del terreno. Sappiamo che quando si fa lo stoccaggio, quando si spinge, la zona del giacimento cresce un pochino e quando invece il gas viene estratto la zona del giacimento si abbassa un po'. I punti verdi sono i punti dove non c'è questa variazione, qui viene chiamata una variazione stagionale. Nei punti verdi la variazione stagionale non c'è, nei punti gialli e rossi la variazione stagionale c'è. Quindi nei punti verdi si vede questo movimento, nei punti verdi non si vede, nei punti gialli si vede. La prossima. Questo grafico l'ha già passato velocemente il dottor Auliera, lo ripropongo per fare alcune considerazioni. La data, andiamo dal 2003 al 2017 e quindi prendiamo dentro sia il terremoto del 12 che soprattutto il test in sovrappressione. La prossima. Allora, la curva rossa è la curva del volume del gas nel giacimento, la curva nera è la curva dello spostamento verticale, vedete che le due curve in questo caso sono sostanzialmente sovrapposte,
siamo in un punto dentro il giacimento, potrebbe essere sotto i nostri piedi. I massimi di volume del gas sono in ottobre e novembre, i minimi del volume del gas sono in marzo-aprile, la prossima. Lo spostamento del terreno, la curva nera, avviene contemporaneamente all'aumento di emissione del gas, l'abbiamo già detto, è un palloncino che si gonfia un po' e si sgonfia un po'. Andiamo avanti. E questo è quello che diceva prima il sindaco, cioè la forchetta, il più o il meno, con la quale questo movimento avviene. Se guardate le curve viola che ho messo dentro, interpolano i minimi e i massimi dello spostamento del terreno e vedete che lo spostamento del terreno in più o meno dal 2003 al 2018 è sostanzialmente questo, cioè in un punto interno al giacimento ci si muove più o meno di un centimetro stagionalmente, la prossima. E questo è il momento della sovrappressione. Quando c'è stata la sovrappressione, lo vediamo dalla curva rossa ovviamente, che è la curva del gas. La curva rossa ci fa vedere il becco di sovrappressione nell'autunno del 2011, ma non ci fa vedere una differenza nel movimento della deformazione del suolo. E allora, quei 10 kg al centimetro in più che vengono spinti dentro il giacimento non sono tali da muovere in modo differenziato e apprezzabile con questi sistemi straordinari per quel che riguarda la capacità di leggere i movimenti del suolo, non sono in grado di cambiare il movimento del suolo. Quindi il suolo si è mosso durante il test in sovrappressione esattamente come si è mosso prima e dopo, quando il test in sovrappressione non c'era. Allora la considerazione è questa che faccio: questa variazione di pressione, che il giacimento è un chilometro e due sotto i nostri piedi, questa variazione di pressione che è un chilometro e due non la vediamo più, è possibile che abbia fatto 36 chilometri? Andiamo avanti. Questo è un punto fuori dal giacimento. Passiamo pure velocemente tutte le altre, vai pure avanti. Volume minimi e massimi, vai pure. In questo caso non si osserva una relazione tra lo spostamento del terreno e l'aumento o la diminuzione del volume del gas. Vedete che non c'è la relazione come davamo prima, eh? Non c'è lo spostamento del terreno, la curva nera non si muove in maniera congrua con la curva rossa come vedevamo prima. Prima lo vedevamo perché era il palloncino che si gonfiava, ma se ci spostiamo fuori dal giacimento, ad esempio a Valcella o a Granarolo, non c'è più lo spostamento del terreno quando c'è l'esercizio in pressione o in erogazione oppure anche in sovrappressione. Eppure durante il test in sovrappressione non si vede niente. Questo cosa vuol dire? Che fuori dal perimetro del giacimento la variazione di pressione non si vede più, non si vede più normalmente, non si è vista neanche durante il test in sovrappressione. Quindi ancora una volta mi viene difficile pensare che 10 kg al centimetro quadro in più per la sovrappressione al 106% possono aver fatto tanta strada. L'ultima considerazione geologica, prego, è questa qua. Giacimento di Minervio, rottura della faglia, epicentro del maggio 2012. Questi due tratti blu che vedete sono due sezioni geologiche che abbiamo fatto con i miei colleghi. Prego. Allora, questa è la prima sezione, sarà molto semplice, sono cose molto difficili da... affettare lungo questa traccia qui, da Bologna a Ferrara, al sottosuolo, per vedere cosa c'è sotto. Vedete tanti colori diversi, questo è il giacimento di Minervio. Ogni colore rappresenta un'unità geologica, Pliocene, non entro nel merito. Ognuno di queste righe rosse qua sono delle faglie. Il professor Stais anche ha detto, il sottosuolo ci sono milioni, decine, quello che è, di faglie. Quindi questo è il giacimento di Minervio, lungo questa sezione. Andiamo alla prossima diapositiva. Quella è la rottura della faglia lungo quell'altra sezione, siamo a Finale Emilia, come ricorderete. Cosa vuol dire questa, che cosa voglio dirvi con questa accoppiata di sezioni? Al di là della distanza, che sono i 35 km in pianta, ma c'è anche una distanza in verticale perché il giacimento di Minervio è a 1200 metri, la rottura della faglia è a 8000 metri, quindi c'è una distanza, c'è l'ipotenusa, come dicevamo, ma non solo. Tutti questi cambiamenti di colore che vedete qua e qua, cioè cambia la geologia, questa pressione, questa differenza di 10 kg di pressione in più al centimetro quadro si dissipa ogni volta che entra in unità geologiche diverse e soprattutto
ogni volta che incontra queste rotture, le famose faglie, si dissipa ulteriormente lungo la faglia. È come se io do una botta qua e là si sente qualcosa perché si propaga, ma se tra il mio piede che sbatte e là c'è una rottura, perché questo palco è diviso in due, c'è una faglia, tra virgolette, laggiù si sente molto di meno, perché la mia pressione si propaga lungo la rottura. Quindi non ho, l'ho fatta un po' lunga, non ho risposte dirette, però queste considerazioni credo che possono aiutare per una risposta definitiva che forse so. Io penso che sia abbastanza poco da aggiungere a quanto Paolo Severi ha detto adesso, se non darvi un ordine di grandezza per quanto riguarda quei numeretti che aveva detto sugli abbassamenti e sulle ciclicità. Lui ci ha detto in pratica che con i cicli di iniezione e di produzione di gas si ha un innalzamento oppure un abbassamento di circa un centimetro. Volevo cercare di ragionare un attimo sulla sensibilità di questo centimetro. Beh, tenete presente intanto che mediamente tutta la pianura padana si abbassa mediamente da 1 a 2 mm all'anno, indipendente dall'azione umana. Quindi fissiamo questo 1-2 mm all'anno con tutto quello che potrebbe comportare. Naturalmente, in primo luogo, sono in una situazione molto critica tutte le località costiere, perché bene o male la pianura padana si abbassa da 1 a 2 mm all'anno. Questo è inevitabile, non è l'azione umana. Poi un altro dato che forse non siamo portati a pensare è che la pianura padana bene o male ha tutti quanti dei sedimenti argillosi in superficie. E considerate che l'argilla, la superficie del suolo, semplicemente per il fatto che d'estate abbiamo essiccazione, irraggiamento solare, quindi si asciugano tutte quante le nostre terre, si asciugano. Invece in inverno sono bagnate, quindi le argille rigonfiano. Più o meno quel centimetro è pari appunto a quella stagionalità legata al fatto che d'inverno i terreni sono umidi, quindi rigonfiano, quindi si alzano un pochettino, invece d'estate si abbassano. Questo per dare un po' un'idea dei valori di cui stiamo parlando. Grazie. Chiedo, c'è qualche altra domanda? O possiamo accingerci alle conclusioni finali? Avete piacere? Guardo gli amici di Stogit, perché chi mi ha sentito sa che ho spesso stigmatizzato l'assenza di Stogit nel dibattito che c'è stato nell'ultimo anno, l'ho già dichiarato alla stampa in altre occasioni eccetera. Devo però dall'altro lato anche dire e riconoscere, dato che insomma ho avuto in questi anni a che fare con tante aziende che, per quanto sia critico sull'assenza di Stogit nel dibattito pubblico dell'ultimo anno, devo anche riconoscere che è un'azienda che tutte le volte che viene contattata in maniera non pubblica ma in privato è sempre disponibile al dialogo e a fornire i dati. Poi, per cui chiedo, avete piacere di dire qualcosa, di aggiungere? Sì, allora, Cristian Cotti. Prima di tutto buongiorno, sono un po' emozionato, ovviamente non sono proprio così abituato a parlare in pubblico. No, volevo dire che effettivamente, come ho detto, noi siamo cercati di essere il più disponibili possibile. Ovviamente ci può sempre essere un grado di miglioramento. Durante questo anno abbiamo in realtà risposto a più esigenze, a più momenti di incontro. Vorrei evidenziare che proprio l'associazione, vedo qui anche uno dei rappresentanti, ha avuto modo con noi. No, no, non più rappresentante perché si è candidato alle elezioni politiche. Quindi io purtroppo non. No, figurati, perché in effetti era il portavoce del comitato che difatti non a caso si è candidato al Consiglio Comunale. Proprio perché nonostante queste domande, inizialmente in una radio locale avevamo risposto a queste domande, dopo ci era stato chiesto un incontro e avevamo organizzato questo incontro al CNR di Bologna, alla quale noi in modo pacato, in realtà sono state anche due ore, secondo me interessanti, penso anche per le stesse persone del comitato, abbiamo dato questi chiarimenti, proprio nell'ottica che siamo stati aperti. E l'incontro sembrava, comunque mi sembra che sia finito in modo
positivo con i chiarimenti, con le risposte date alle diverse domande. A seguito di quell'incontro, in quel caso ancora nella fattispecie la mia persona, io sono il responsabile dei giacimenti, quindi sono un po' anche quello che nella parte di Stogit si occupa di tutte queste materie, quindi le materie dei monitoraggi, le materie della deformazione del suolo, microsismico, di pressione del polpo, quindi è un po' la mia materia. All'interno, dopo questo incontro, ci siamo ovviamente resi disponibili anche a una intervista con la radio. Penso che avrete modo anche di sentire questa intervista, dove abbiamo risposto alle domande. Successivamente ci è stato chiesto un incontro in regione presso l'Emilia Romagna, dove vi erano ancora, in quel caso, i rappresentanti del comitato dove prima lei era, partecipava, e abbiamo anche lì risposto alle varie domande. Successivamente un ulteriore incontro in regione, e quindi da un punto di vista, se posso dire, aziendale, noi abbiamo cercato il più possibile di essere presenti. C'è stata un'intervista prima con Rai News Regione, e abbiamo ovviamente aperto, tra virgolette, la nostra centrale, un'intervista con Rai News Nazionale, che abbiamo aperto la nostra centrale. Report ci ha chiesto di poter partecipare, cioè di poter in questo caso intervistare il nostro amministratore delegato nella nostra centrale. Abbiamo aperto i nostri cancelli, il nostro amministratore delegato è stato disponibile e aperto. Quindi sicuramente si può migliorare, perché come si può sempre migliorare, noi siamo in Minervio, vogliamo rimanere e avere il miglior rapporto ovviamente con i cittadini di Minervio, però dal punto di vista proprio istituzionale abbiamo cercato il più possibile di rispondere in modo chiaro e in modo ovviamente formale. Ultimamente, come ha appena detto anche il sindaco, ci sono state chieste delle informazioni relative ai dati forniti alle chiese, e anche questi abbiamo cercato di renderli disponibili. Credo che siano pubblici sul sito, sia sul nostro sito, e credo che poi ci siano anche dei riferimenti. Questa è stata la nostra azione. Ovviamente si può, ribadisco, migliorare, però forse dire che non abbiamo risposto, abbiamo risposto tecnicamente. Noi non possiamo, il nostro obiettivo ovviamente non è entrare invece in dinamiche diverse da quello che sia l'aspetto tecnico, perché il nostro ruolo è prettamente di questo tipo, soprattutto il mio ruolo. Grazie, scusate per... Grazie Cristian davvero per la presenza. Un'altra domanda per Stogit. Vabbè, perfetto, come il cacio sui maccheroni, avvicinandosi quell'ora di pranzo. Salve, mi scusi. Sono due domandine velocissime. La prima è sapere il perché, oppure se lo fate io non lo so, non aprite la visita ai vostri impianti al pubblico. Io sarei il primo della lista, mi firmerei subito per fare una visita all'impianto. La seconda domanda è un pochino più tecnica. Volevo sapere perché Stogit non dice realmente il motivo reale, diciamo, della sovrappressione, cioè il fatto di dover aumentare in tutta Europa la disponibilità di gas naturale, quello che arriva ad esempio giù dalla Puglia, il primo deposito di approdo di stoccaggio è Minervio, cioè dovrebbe essere, so che comunque è una strategia europea, cioè c'è di mezzo un grossissimo lavoro che va al di là anche dei nostri confini nazionali, per decarbonizzare paesi come la Svizzera, cioè perché? Per ridurre l'inquinamento ambientale. Quindi secondo me Stogit dovrebbe portare anche in evidenza questa realtà europea, che è veramente una grande strategia, secondo me, dal punto di vista ambientale. Grazie. Fabrizio, ovviamente io risponderò. Allora, sulla prima cosa, sull'apertura degli impianti, in passato è stato fatto, ci sono stati degli open day in cui la centrale è stata aperta e i cittadini potevano entrare e verificare, fare domande, andare proprio sugli impianti. Quindi è possibile che anche nel prossimo futuro, se c'è questa necessità o questa evidenza, ovviamente verrà fatta, è stato già fatto e non c'è motivo per non rifarlo, sicuramente per i cittadini. Relativamente al gas e così via, ovviamente lei accenna all'Europa, il sistema energetico in generale è interconnesso.
banalmente, io si possono fare vari esempi, ma qualche anno fa c'è stato un evento, ad esempio in Francia, dove per una questione di problematiche di energia elettrica e produzione di energia nucleare c'è stato un calo, banalmente questo ha portato a un maggiore consumo di gas in Italia, proprio perché c'era questa necessità anche di interscambio di energia. Non è che il gas vive a sé stante, il mondo elettrico vive in modo a sé stante, l'Italia è separata, assolutamente no, è tutto interconnesso. L'altro aspetto rispetto all'aspetto ambientale di questa cosa, sicuramente Snam è sempre più intenzionata a viaggiare come partner proprio per le energie rinnovabili, per una decarbonizzazione e per un minore impatto ambientale. Questa è la nostra strategia e il piano che ci vede sempre più fortemente interessati nei prossimi anni. Questo è quello che posso dire. E sì, il gas è un partner e dà questo obiettivo. Grazie mille. Bene, grazie ancora, non vedo più altre domande, visto anche l'ora credo ci possiamo accingere alle ultimissime battute conclusive. Allora, due sole considerazioni. La prima, davvero, guardate, un ringraziamento davvero dal profondo del cuore, perché finisco fra, non mi ricordo quanti sono, 7-8 giorni, finisco di fare il sindaco. In questi 10 anni abbiamo fatto tanti, su tanti argomenti, dibattiti interessanti, però quello di oggi davvero lo ricorderò come uno di quelli più significativi, dove davvero dà il contenuto più importante, più utile. Eravamo primi in una 50ina di persone, certamente un dibattito di questo livello avrebbe meritato un pubblico molto maggiore, però grazie a Belloli, che adesso non vedo più, ma che grazie a Belloli perché ci fa le riprese, quindi tutto quello che abbiamo detto qui stamattina lo carichiamo appena riusciamo su YouTube. Ecco, sottolineo questo appena riusciamo, perché qualche tempo fa, qualche buon tempone, ha fatto una critica, ci ha criticato perché un video l'avevamo messo su con qualche giorno di ritardo. Ecco, vorrei ricordare che Nicola, che ho già ricordato prima, fa questa cosa a livello di volontariato, quindi fra il suo lavoro, fra i fattacci suoi e le cose che fa, trova il tempo di caricare i video su, quindi se a volte ci mette qualche giorno, io lo ringrazio perché comunque lo fa, quindi trovare questo come argomento di polemica da parte di qualche Montepone. Comunque in questo caso si era impegnato, appena vedrò l'idea del video, a metterlo su tempestivamente, così evitiamo anche questo fronte di sciocca discussione. Quindi diciamo, comunque il video sarà messo a disposizione, quindi in tutto il globo terracqueo e anche chi è in orbita potrà vedere quello che abbiamo detto qui stamattina, e davvero i contributi dei nostri relatori e anche chi è intervenuto dal pubblico davvero merita che questo materiale sia conservato assolutamente a futura memoria. E infine l'ultimissimo tema, prima fra le tante cose dette, tutte condivisibili, però naturalmente mi ha colpito un passaggio della risposta del professor Mesini, quella sul dialogo. In effetti il prerequisito per il dialogo è il riconoscimento reciproco. Diciamocelo, in certi momenti il reciproco riconoscimento è completamente mancato. Quindi quando si sentono i video in cui prendono l'intervento di qualcuno e gli distorcono la voce per fare ridere chi lo vede, oppure quando qualcuno, fra l'altro sulla base di documentazione scritta formale, ne dà un'interpretazione assolutamente falsa e poi va su YouTube e dà del bugiardo al sindaco, ecco, lì non c'è il riconoscimento reciproco, diciamocelo molto molto francamente. Io, guardate, ne ho tanti difetti, tanti ne sono venuti fuori mentre facevo il sindaco. Quello di mentire credo non sia nel mio set di difetti. C'è un vecchio motto, anzi sarebbe qualcosa più di un motto, ma facciamola breve, che era: sia il tuo parlare sì sì, no no. Io non dico di esserci sempre riuscito nella vita, però ci ho sempre provato, soprattutto nel fare il sindaco. Quindi, grazie. Quindi che ci sia un qualche simpaticone che si fa i video e dice inchiodiamo il sindaco, che è un bugiardo, ecco, chi dice queste cose, lasciatelo, è proprio un poveretto, avrà tante altre cose in cui è bravissimo, ma come uomo non vale un granché chi fa un video del genere.
Detto questo, vi ringrazio davvero tutti per la presenza, per l'attenzione con cui siete rimasti fin qui. Il languorino del tipico di metà giornata inizia a farvi sentire, inizia a farsi sentire, quindi direi che possiamo tutti passare alla fase successiva del programma, cioè il pranzo. Grazie ancora a tutti. Grazie.